com'è, acceso. Via. Numero 7 del Presidente. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Sud di Genova per la realizzazione dello studio progettuale per l'individuazione di indicatori di relazione tra salute e deprivazione. Numero 8 del Presidente. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Liguria, Comune di Genova, Università per la realizzazione dello strumento di decisione su fatti sulle diverse dimensioni della fragilità e dei fenomeni sociali. Numero 10 del Vicepresidente. Sono tra delibere la 10, la 11 e la 12. Allora, una è una modifica di un accreditamento alla società Stella Polare, le due palme di Sesto e Banche, la 11 rilascio dell'accreditamento a CRES di Andorra Savona, la 12 il rinnovo di accreditamento all'Istituto Galeno di Genova. Numero 13 dell'assessore Briano, autorità di vaccino regionale, indirizzi procedurali ex articolo 3, legge 50 del 2009, per la semplificazione delle modalità di identifica di errori materiali di aggiornamento per migliori specificazioni dei piani di vaccino vigenti. Invece la 14, la 15 e la 16 sono pareri vincolanti ex articolo 50 del 2009, legge regionale 50 del 2009, varianza sostanziale al piano di vaccino per la tutela ambito 3 San Francesco, comprensione di Pedaletti, ambito 2 Nervia, Valle Crosia, Borghese. L'ambiente non c'è nessuno. E poi ambito 3. Previsto che vengano o no? Io non le conosco, non so, credo che c'è Spedaletti, perciò mi sono un po' fermato. Il Minervini è un funerale, sì, fuori Genova. No, funerale fuori Genova, non c'è proprio oggi. Delegato, io devo dire, non ho manco visto. No, è questo degli Spedaletti. Pensa che possono avere, ma un po', non so, io l'avevo visto. Vabbè. Sono un pareri che Qualche il numero è questa? È la numero. L'abbiamo vista. No, che non. Sono tutte prese date. No, che non vada a impattare col porto, mi è venuta questa domanda. Non credo, no? No, perché noi siamo distanti. Il porto te lo escludo. Allora proviamo. Il numero 17 dell'assessore Briano, intesa tra Regione Liguria e Università degli Studi di Genova per la collaborazione reciproca nel settore della protezione civile per le attività di rilevamento, teleallertamento e valutazione degli eventi sismici nel territorio ligure. Numero 18, assessore Cascino, autorizzazione a FIX S.p.A. di stipula convenzione a titolo oneroso con direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria per predisposizione piano gestione sito UNESCO Porto Venere 5 Terme delle Isole. Numero 19, assessore Buccinelli, implementazione delle risorse finanziarie destinate al bando approvato con deliberazione 1701 del 2012, recante approvazione delle disposizioni attuative del titolo secondo legge regionale tra le 2008 euro. È il bando per sostegno agli investimenti del settore del commercio, che è ha una graduatoria aperta. Noi l'avevamo già finanziato con 4 milioni e 2, ci aggiungiamo 1 milione e 9 e continuiamo a scorrere. Bene. Numero 20, assessore Buccinelli, Sport Fest 2007-2013, linea di attività 1.23, innovazione, bando sostegno, una proroga termini. È una proroga dei termini per la rendicontazione. Numero 21 dell'assessore Rambaudi, una riscritta, progetto Liguria Giovani Insieme, interventi a favore dei giovani di quella intesa approvata in sede di conferenza unificata il 17 ottobre 2013. La ripartizione del Fondo Nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2013. Bene. Numero 22, aumento accertamenti di entrata, capitoli 132-100 dell'assessore Rossetti, no? Euro 73.398.82,49, riduzione accertamenti in materia di armonizzazione dei diritti. Cioè, ce la fai. Okay.
Allora, vuoi. Assessore Rossetti abbandono dei residui attivi per euro 27.697 sì. Cancellazioni della segnatura generale del gabinetto. Tutte le altre che sono tutte uguali, se volete. Le quando arrivano, dai. Quando arrivano, andiamo per approvate, dai. Quindi sono di tutti i dipartimenti. Va bene, va bene. Dipartimento di istruzione, tutti i dipartimenti di agricoltura, eccetera. Poi, del vicepresidente. Azioni per il contenimento della mobilità passiva, contratto unico con la casa di cura e di riabilitazione cardiologica, servizi sanitari, istituto cardiovascolare di Camogli, SC, venuta di Camogli. Questo è il contratto che portiamo a livello regionale con la struttura riabilitazione cardiologica di Camogli, con un cospicuo obiettivo di recupero di Bonanni sta lavorando con il suo corrispettivo lombardo per un'intesa sulla possibilità di affare, di offrire la riabilitazione a tutti in Liguria, a tutte le persone che subiscono interventi cardiochirurgici in Lombardia, che sono il grosso dei nostri. Quindi poi sarebbe il passato da sistemare. Resta poi un contenzioso sul passato su cui però ci sarà poi una procedura. Mi chiedevo di vedere un po' Pippo e Claudia nell'ambito del ragionamento che ho fatto l'altra volta. E comunque, dato che non sono differenze tra le aziende, presupposto che ci siano. Sì, devono adesso definire il contenzioso, ci sono differenze molto vaste. Una volta che fosse definito. Passiamo agli avvocati. Quella procedura là potrebbe essere utile. Sì, potrebbe essere utile. Bene, ma già che siamo qui ho visto che apre la dialisi alla Paolo, giusto? Non so se abbiamo già dato le autorizzazioni. I giornali. Sì. È solo problema. Io penso che ci vorrà. Insomma, che sia deciso. Sì, è deciso. Quindi questo vuol dire che l'ospedale di Rapallo a questo punto è fatto al 100%. Ma se ne parla sempre con l'ospedale. Procedure per assumere gli infermieri. Bene. Allora, assessore Rossetti. Scusate, c'era un po' la preoccupazione di quelli di Camogli, di quelli di della Folletta, perché temono di avere una riduzione. Io temo per i nostri che non hanno posto. Perché col fatto che noi più di tanto non avevamo autorizzato le nostre ASL, non autorizzavano a Camogli, i nostri continuavano ad andarsene fuori. In questo modo la TRE ha l'incarico di gestire il traffico e ricevere dalle cardiochirurgie le richieste di riabilitazione. Prioritariamente si coprono i posti pubblici e poi si usa Camogli. Rimane la procedura quella di. Sembra giusto, cioè prima i posti pubblici, poi i privati, diciamo, Ligure e poi i privati non Ligure. Però bisogna parità di prezzo e di qualità. Tra le nostre aziende che alla fine favoriscono il privato in fuga. Così sono capace anch'io fare manager. È di una banalità che però, sono capace anche a fare. Sono un po' stufo di che succeda così. Poi col disagio dei cittadini. I risparmi li fai con le fughe, sono tutti capaci a fare i manager. Togliamo i manager, ci mettiamo allora, un camale in pensione. Riferisco di un accertamento che ho fatto direttamente una mattina sulla base di una segnalazione di un paziente e di una famiglia. Allora, noi avevamo un certo giorno nel mese scorso 5 malati alla neurochirurgia del Galliera e altri tanti, 4 o 5, a quella di San Martino, in reparto neurochirurgico, pronti a dare riabilitazione, che non dava riabilitazione, che non c'erano posti.
Allora, lo stesso giorno Bedogni e la Gosta hanno fatto una prova perché Coletta riserva i propri posti. Cioè, noi li teniamo a costare 1000 euro, diamo i costi, ma col disagio che questi cominciano la riabilitazione in ritardo, perché è più importante di 1000 euro, e perché non si parlano? Va bene, dai. Abbiamo... Comunque l'ordine è chiaro, prima il pubblico, poi il privato ligure e poi il privato non ligure. Logica, qualità, sono mezzo di qualità, non abbiamo la qualità, non abbiamo i costi, non abbiamo la qualità di mani. Bene. Assessore Rossetti è vicepresidente, articolo 78,2, legge regionale 41 del 2006, criteri di autorizzazione agli enti del servizio sanitario regionale all'incremento dell'anticipazione di cassa di un ulteriore... Siamo tutti oggi, lei a parte la nata. Giunta molto, ci sono molti argomenti complicati dopo, anche le vicende industriali, quindi raccomando statici. Del vicepresidente determina del direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale numero 19 del 2014 in materia di studi del comportamento alimentare di natura psichica, provvedimenti conseguenti. La puoi tenere definitivamente, sono d'accordo. Allora, dell'assessore Barbagallo, interventi nel settore pesca acquacoltura con finanziati dal Fondo Europeo per la Pesca, PEP 2007-2013, approvazione e modifica bandi e riapertura dei termini per la presentazione di istanze sulle misure 1.3 per l'annualità 2014. Dell'assessore Rossetti, variazioni per euro 99.613,10 al bilancio 2013 ai sensi dell'articolo 7 della legge 42 del 2013, legge 248 del 2006, fondo per le politiche giovanili anno 2013, sesto provvedimento. Variazioni al bilancio per le politiche. Ah, grazie. Del presidente, concessione del patrocinio del logo della regione. Dell'assessore Paita, approvazione e convenzione tra la Regione Liguria e l'ANAS per la realizzazione delle opere relative a statale 1 Aurelio, variante di Campo Noli. Questa qui è una cosa molto importante, descrivilo un attimo, perché è una cosa grossa. Sì, abbiamo concordato con ANAS che nell'anno 2015 loro finanzieranno la variante di Campo Noli e noi collaboreremo con la nostra cifra, insomma, che sono circa 14 milioni da inserire nella prossima programmazione FAS. Siamo già in conferenza dei servizi, quindi è molto avanti, diciamo. Sì, la decisiva per il turismo e quant'altro, perché sì. Non è che un giorno sia un giorno no, si interrompe. Questo è un caso in cui aveva avuto un progetto, ha avuto un qualche valore. Che avevamo fatto noi, quindi siamo stati avanti. Abbiamo usato l'infrastruttura lombarda per fare qualche sì. Molto bene. E poi dell'assessore Paita e assessore Briano, integrazione deliberazione 1454 del 2013, viabilità di accesso alla portuale di Savone Vado, variante statale 1 al tratto Savona Torrente Letibre dal Bissola Superiore, punta in sede dell'articolo 5 del decreto ministeriale 161 del 2012, integrazione di deposito intermedio. Questo è l'integrazione al PUT per l'utilizzo di quella zona, l'estensione dell'attuale zona dove appunto viene... Lo firmo io per Renata, ma l'avete visto con l'ambiente. Sì, sì, va bene. Potrò firmare anche Lorena, veramente. E serve per far partire la valida impresa.
Del Presidente, giornata della memoria e dell'impegno. Contributo all'associazione Avviso Pubblico, Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie. Importo 10.000 euro. Diamo la mano per quelli che fanno il lavoro contro il giuro. Sapete essere una piaga molto rilevante. Mi hanno anche scritto, credo di averla anche girata, Enzo. Sì. Mi hanno anche scritto per ringraziare questi aderiamo, no? Come si chiama? Sì. Fai la cosa giusta, non mi ricordo più, è una cosa così. È una cosa giusta e sua, i soldi sono miei. Credevo che se ne fosse occupato lui come rapporto con l'impresa. Allora, scritto per dire che io capisco che se fai la cosa giusta non può essere che attribuita a me. Esatto. Vuole portare i posti da liberi. Volete l'avviso comune? No. L'avviso comune è quello, diciamo, per aiutare i commercianti, gli imprenditori. Ora, faccio la cosa giusta, ma non puoi. Quando ringraziate, quindi estendo il ringraziamento alla persona di tanto anche altro. No, siccome sono commercianti, artigiani, invece dal punto di vista sociale che non sono ancora una cosa capita. Assessore Rossetti e vicepresidente, deliberazione numero 872 del 17 dicembre 2013 del direttore generale della 5 Spezzino concernente il bilancio commerciale. E poi del presidente, presa d'atto della certificazione da parte del numero di valutazione e verifica degli investimenti pubblici NUVR dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Levanto, ai sensi della legge 144 del 99. Non lo sapevo questa cosa qui. Cos'è? Cos'è? Chi le istruisce questa edilizia pubblica? Giovanni, Levanto, l'avete vista voi, sì. Scuola di Levanto. Ah, sì, sì, sì. Non sapevo che dovessimo... Ce la siamo ancora? Ce la do? C'è, non c'è. Adesso ve la metto lì. Dell'assessore Paita e anche assessore Guccinelli. Trasferimento, imputazione, risorse relative all'intervento di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Sturla, in comune di Carasco, seguito dall'alluvione del 22 ottobre 2013, per riprogrammazione... La produzione che va a finire nei passi, in modo tale che facciamo spesa, superiamo accise. Se non ho per praticamente finire, se facciamo di corso, lo mettiamo al FAS, facciamo spesa perché siamo molto indietro nelle spese. Siamo in buona compagnia, perché il sud è all'1%, 20 come il nord. Però il problema è che il meccanismo che non te li danno se non quando hai già speso un po' dei vecchi sta bloccando il FAS. Adesso c'è scritto di scrivere, faccio riassunto la giornata di ieri. L'architetto Poggi manca una sua firma in questo atto. No, hanno annullato, ha chiesto. Diamogli un attimo, vuoi vederla? Guardala, va. Annullamento, però c'è scritto già, io voglio verificare. E poi direi che come delibere non ho altro, allora, c'è solo ancora due argomenti in sacco e uno fuori sacco. Ma quelli dell'Erasmus qui? Sì, prima facciamo quelli, sì, adesso facciamo gli argomenti in sacco. E poi c'è subito. Volevo dire che non c'è più delibere, adesso.
poi mettetevi a posto le cose dopo. No, bisogna ancora farlo adesso. Adesso arriva Pippo, un attimo. Allora, argomenti. Numero 1 dell'assessore Briana, articolo 29, legge 40 del 2013, commissione collaudo tecnico, amministrativo, strutture nautiche da riporto e modalità di funzionamento. E poi, seconda, dell'assessore Guccinelli, numero 2, a partecipazione al progetto europeo Biomob per la valorizzazione della biomassa locale a scopo energetico. Va bene. E poi dell'assessore Rossetti, un argomento fuori sacco, che è partecipazione a 2 progetti Erasmus+. Bene, si è finito, adesso stia un po', si riposi un po'. Sì, sì. Non si ferma mai. Adesso lo vogliamo un po' noi. Allora, prendiamo la cartella. Oggi vi devo dire una valanga di cose. Ormai ci siamo praticamente tutti. Poi è nata la giornata. Dunque, noi oggi incontriamo Demont. Pregherei di esserci, diciamo, il più possibile, perché è una zona molto importante, questo di Demont. Solo per quello che rappresenta già, ma per quello che anche potrebbe rappresentare le poche fabbriche che investe ancora in Brescia, insomma, quindi è una realtà molto significativa. Poi, approfittando del fatto che si inaugura domani la pista ciclabile Tatto Ospedaletti Sanremo, negli argomenti, diciamo, strategici abbiamo messo un po' qua delle piste ciclabili. Poi, quando il 9 maggio scadrà il bando, faremo un'aggiunta. Saremmo in grado a quel punto di dire un po' in questi 10 anni cosa si è fatto e cosa si farà ancora in funzione di questa ok? Quindi con l'aggiunta poi quando viene libera vedete voi ovviamente. Poi oggi facciamo 2 cose molto importanti nelle conferenze stampa. Una è il ponte di Carasco, siamo vicini alla meta, ma adesso non si possono in questi giorni dare date esatte, perché insomma, anche se siamo abbastanza confidenti, insomma. Data che indichiamo qui è aprile, senza un giorno esatto, perché un giorno di prima insieme alla provincia, naturalmente la provincia, naturalmente la provincia oggi c'è, no? So che c'è. Allora, il ponte è venuto giù a fine ottobre, mi pare, 21, 22 ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Insomma. In Italia fare un ponte così in 6 mesi non è una cosa di più giorni. Il ponte mettere un velo, il ponte fare un ponte diciamo sospeso di 50 metri senza aprire l'alto. Abbiamo beccato anche un'impresa di grandissima qualità e insomma, ormai ci siamo, insomma, questione di giorni. Confidiamo in un anticipo che consente di usare il ponte per il periodo pasquale, in sostanza questo è il problema. Insomma. Però fino all'ultimo, poi il laudo naturalmente è un po' di rimente, no? Dal tempo, anche se ultimamente ci ha aiutato. L'altra cosa molto importante è il dragaggio del Magri fino a navigabilità, che se tutto va bene parte in questi giorni e finisce a fine maggio, insomma. Anche perché il tempo limite a fine maggio. Insomma. Naturalmente è un intervento che non è che valga per sempre, però insomma, sapete cosa vuol dire anche per Intermarine questa roba. Poi ci sono le tappe, allora siamo, io ho dato indicazione ai miei di tra aprile e maggio di fare tutto ciò che viene chiesto, perché 144 comuni vanno al voto, 142 comuni vanno al voto e quindi tanti sindaci vogliono usare questo momento per diciamo per fare cose, insomma, stiamo già facendo anche maggio, comunque oggi vi ribadiamo marzo che è esattamente quello che osservate già, cioè. E ci mettiamo dentro aprile che spero abbia visto con tutti, comunque ringrazio ancora Ivan per un lavoro in mano, esatto, comunque il 2 si inaugura una piccola cosa al di sola, interventi efficienza energetica scuola di solo superiore richiesta non è piccolo una cosa che ci ha chiesto Orsi. Poi sempre il 2 siamo con Claudio e chi vuole venire a Berlino per una cosa invece consistente le sale operatorie nuove. Il 12
il 12 diciamo Amelia inaugura due cose, un piano sportivo e un partito. Ecco, una è stata fatta senza finanziamenti, noi ce ne abbiamo messo. Insomma. Aggiungo Claudio che Conzi ha fatto sapere alla mia segreteria che, non è più vero? Che sarebbe pronto anche, ma immagino lo sappia anche tu, il concorso del Sant'Andrea. Se siamo lì il 12, se ti andasse bene, si potrebbe anche pensare di fare. Sì, no, siccome siamo lì il 12, però... ci siamo anche il 16. Ci siamo anche il 16 per una giornata che ha più eventi. Poi la vedi poi lunedì, quanto domani, un mese circa. Mese no, 20 giorni. Quanti giorni mancano? 20 giorni. Poi Sesta Godano che va a Lotto ha chiesto di fare una serie di cose insieme. La circonvallazione, che è un grosso intervento diario fatto in più tappe che inaugurano insieme. Io l'ho vista, quest'opera è molto significativa per quel comune perché il traffico di attraversamento viene deviato in una tangenziale esterna. Poi c'è un intervento a Mangia, che è una frazione alluvionata, insomma, che viene messa a posto, che è stata messa a posto. Una strada in paese che porta alla chiesa, una nuova sede della Croce Rossa, che l'abbiamo avuto finanziamento, forse il posto, il sociale. Poi il 22 si va a Santa Margherita per gli alloggi, quindi Giovanni in primis, diciamo. E poi c'è una cosa piccola, finanziata con un picco, che è questa piccola, davvero, la conosco, che sono i campi da bocce, roba tua, quindi, bravo amici di Via Napoli, tua nel senso che eravamo disposti. Poi è segnato in fondo il ponte di Carasco, perché la data non si conosce. Poi in maggio ce ne sono veramente tante, man mano che le fissiamo, magari fai una mail a tutti, oppure prova a fare il programma per la settimana prossima, vediamo per quanto si può. Va bene, adesso liberiamo loro. Sì, dai. Liberiamo nel senso che ci dicono, no? Sì, sì, sì. Prendi il posto della Briano. Era l'informazione. Il tuo è fratello, giusto? Era l'informazione su il fratello. Il fratello ha finalmente appaltato quei lavori. Quei comuni che ne abbiano lasciato fuori perché doveva fare l'intervento del Ministero Sviluppo Economico. Adesso li hanno appaltati a un'impresa che non so come si chiami, NGI, che però mi dicono che sia un'impresa solida. E quindi diciamo dovremmo, in parallelo al nostro intervento conclusivo, di cui siamo in attesa di conoscere l'entità della supplettiva, intervento nostro che più o meno finisce nel corso di quest'anno, no? Almeno quello che conosciamo dentro l'estate. Adesso a questo qui si affianca quello che state per vedere, che dovrebbe più o meno colmare tutti i buchi, no? Almeno quelli che si conoscono, perché poi come ci avete spiegato. Ci sono le 17 richieste che vengono, come dire, dai comuni, e abbiamo rilanciato le cose, di cui 14 comunque sono coperte da questo, già a priori, da questi interventi fratelle. Quindi nella nuova richiesta a tutti i comuni di nuove frazioni, nuovi comuni, ne abbiamo ancora qualcheduna, ma veramente poche, che non sono né nei nostri interventi previsti né in questi di fratelli, che vedremo poi una a una. Sono veramente cose molto piccole. Adesso, tre slide, ma proprio veloce, per cercare di farvi un esempio di riassunto di quello che era successo fino adesso. La Regione è intervenuta una prima volta in fase sperimentale con 1 milione di euro ed è intervenuta su 35 comuni, con tecnologie di alcuni anni fa che hanno retto però per fare i piani. Il secondo intervento più strutturato invece, fase 2, un primo bando di gara, erano le comuni, le province di Genova e Spezia per un totale di 38 comuni nella provincia di Genova, 296 frazioni, 16 comuni nella provincia di La Spezia per un totale di 46 frazioni, per un totale di 9.080.000 euro. Siamo a 10 milioni. Il secondo invece intervento è stato invece soprattutto incentrato sulle province di Imperia e di Savona e alcuni completamenti in quelle di Genova, per un totale di 26 comuni nella provincia di Imperia per un totale di 94 frazioni, 37 comuni della provincia di Savona per un totale di 193 frazioni, 15 comuni della provincia di Genova per un totale di 67 frazioni,
7 comuni della provincia di Spezia per un totale di 22 frazioni. Il totale di questa era una fase da 13.913.000, il totale di tutti questi interventi 23.993.000. Quella suppletiva che faremo adesso, grosso modo, si va sui 25, no? Più o meno. Ecco, questo è un po' piccola, però in qualche modo le aree verdi sono tutte quelle su cui siamo intervenuti, le aree gialle sono quelle che, sfruttando noi fondi legati strettamente alle zone a fallimento di mercato, quindi per coprire il digital divide, non siamo potuti intervenire, anche se alcune di queste zone abbiamo suggerito a Infratel di intervenire, perché Infratel usava delle tipologie di finanziamento che avevano qualche possibilità in più, anche quella parziale fallimento di mercato in cui c'era solo un operatore, ecco, oppure la banda. Scusa l'interruzione, che noi non copriamo un numero di popolazione gigantesco, ma copriamo la stragrande maggioranza del territorio. Cioè senza il nostro intervento la stragrande maggioranza del territorio sarebbe stato senza copertura. In verità il fratello aveva già fatto un intervento, un primo intervento, diciamo però con risultati abbastanza deludenti, proprio per scelta, era in qualche modo un rafforzamento tendenzialmente delle centrali telecom, quindi dava una banda un po' più sicura, un po' più completa dove c'era già, ma in verità non è venuta a aiutare il nostro progetto di andare dove la banda non c'era. Mentre invece il secondo intervento, dovevo dire che quello che adesso è stato assegnato circa un mese fa, di cui stiamo adesso a raccontare, è stato fatto veramente in grossa cooperazione con noi, quindi veramente abbiamo fatto un lavoro fianco a fianco con Infratel e praticamente noi le abbiamo passato quelle zone a parziale fallimento di mercato che noi non potevamo, visto i nostri fondi, intervenire, più qualche altra zona che ci era nota, era sopraggiunta la richiesta dopo che il bando nostro era già stato fatto e che comunque era molto molto costosa arrivarci, quindi diciamo che rispetto al nostro, che c'è anche un ottimo rapporto fra i soldi investiti, come dire, e la popolazione raggiunta, il loro un pochettino meno perché sono andati su residui ancora maggiore e l'abbiamo anche fatta apposta, sinceramente, di dargli le cose un po' più complesse per avevano più disponibilità di fondi di quella che avevamo. Quanto spendo, forse hai già detto. E c'è, credo, una successiva. Credo, scusa. Comunque sono 78 comuni, alla fine 263 località di interesse. Andiamo alla prossima. No, allora non c'è, te lo ricordo in memoria, sono circa 4 milioni e ne arrivano quasi altrettanti. Ah, ecco, perché le modalità sono diverse, ecco, c'è una cosa molto importante. Mentre la rete che è stata fatta dal vincitore dei nostri bandi è della Regione Liguria, quindi la Regione Liguria è proprietaria di una rete che va sulla portante in fibra ottica, quindi un grandissimo valore da 20 miglia a Spezia, e tutti poi i rami secondari che raggiungono le valli invece basata su wireless. È di proprietà della Regione Liguria in concessione all'operatore che ha vinto la gara. Questa invece è una modalità diversa. La rete che viene fatta da Infratel è di proprietà dell'operatore. Allora, 4 milioni e 8 mi sembra che sia il totale, di questi 4 milioni e 8 praticamente l'operatore ne mette circa 2 milioni e 6 come investimento, gli altri 2 milioni e 200 mila sono a fondo perduto dato da Infratel. Questo chiaramente, poi questa rete però partirà dalla nostra, perché noi in verità, credo di averlo già detto, però noi potremmo servire Genova, potremmo servire tutte le altre. Lì parte il nostro acquedotto, non c'ha sbocchi per far entrare l'utente perché non possiamo permetterci, però ci passa. Noi abbiamo delle frazioni. Questi sono i 78 comuni, quelle frazioni le vediamo dopo. Comunque se puoi dare al presidente la lista di tutte le frazioni che coprono. Quindi in 78 comuni, che alcune frazioni ci siamo già arrivati, usando anche il wireless, sì, moltissimo wireless, quasi tutto wireless, perché in verità loro in fibra ottica non ne mettono. Ecco, c'è un punto importante, noi li abbiamo incontrati perché il presidente ci ha chiesto di incontrarli e loro sono disponibili, questa è una cosa molto positiva. Io ho fissato una data per vederli, magari fatti dire. Sì. Ecco, daranno gratis per un anno, questo mi sembra abbastanza importante, a tutti i 78 comuni per la loro sede un anno di banda larga gratuita. Su quello mi sembra abbastanza importante. Io le ho anche chiesto, mi sembrano anche molto disponibili nelle more del loro ingresso in Liguria, di fare lo stesso anche per molti altri comuni che abbiamo invece fatto nelle nostre fasi. Hanno dato una grossa disponibilità e anche sulle scuole, se noi gli suggeriamo un certo numero di scuole in posizione un po' defilata, loro sono disponibili, come vedete. Ecco,
lì graficamente. Che dovresti fare tu, Pippo? Allora magari. Hai sentito? Sì. Perché mi sembra molto importante. Fai un elenco di scuole. Dico, non è le more della loro istruzione libera. Giovanni, insieme. No, no, ma lo stiamo già in parte facendo. Quindi NGA, che è una città, fra l'altro, molto solida, giovane, ma con molte caratteristiche, sia di fatturato, di crescita di utenti, ha più di 130.000 utenti, e ha ottimi utili, ovviamente viene, ha vinto questa gara al Ministero superando Prato Telecom Italia perché in Liguria vuole fare un servizio da operatore. In questo contesto aprirà una sede, assumerà delle persone e credo che voglia anche fare tutta una serie di acquisizioni, di accordi su, che, in questo senso. Detto questo, abbiamo anche chiesto, ecco, mi sembra su questo, la loro disponibilità, cioè ecco, fra l'altro lo faranno una campagna e sono anche disponibili a pianificarla insieme alla regione di comunicazione sul territorio, quindi loro intendono andare in tutti questi comuni e in altri che eventualmente copriranno indipendentemente da questa gara per fare tutta una serie di comunicazioni alla popolazione e sono disponibili a farlo coordinandosi con la regione Liguria in maniera tale che si possa, come dire, abbinare gli eventi di questo, tutti questi eventi di comunicazione che fra l'altro fa parte della loro strategia ordinaria. Detto questo, che sarebbero le due cose insieme, che cosa rimarrebbe? Contemporaneamente il 28 febbraio è scaduto il tempo che era stato dato a tutti i comuni per eventualmente precisare ulteriori zone, frazioni che si sono scoperte perché l'operatore è morto o per qualunque altro motivo e sono arrivate le seguenti segnalazioni. Se torno indietro un attimo, ancora un secondo. È veramente poca roba. Poca roba, veramente. Siamo veramente un po' agli sgocci. 6 comuni della provincia di Genova per un totale di 13 frazioni località. Numero 3 comuni di provincia Imperia per 12 frazioni località, numero 2 comuni della provincia di Spezia per un totale di 5 frazioni, numero 5 comuni della provincia di Savona per un totale di 11 frazioni, o località, perché in qualche caso la frazione è coperta c'è qualche località all'interno della frazione. Le vediamo nella slide successiva, questa è la lista che ci è arrivata. Dove vedete la croce, che sono 14, se no, le croci, è dove in verità saranno coperte da questo intervento di Fratel. Quindi rimangono praticamente solo, unicamente, torno un attimo ancora indietro, scusa un secondo solo, dove non c'è la croce sono le uniche che a questo punto, data l'ultima richiesta, speriamo, ai comuni di segnalazione. La cifra sta nella estensione. Sì, sicuramente, sono tutte piccole cose, magari non sono vicine fra di loro, ma sono veramente ormai una parte minimale delle cose. Mi sembra, andiamo avanti alla prossima. Il Nasco che ce l'ha chiesto, cioè? Lì bisogna andare. Siamo noi? Sì. Bene, mi sembra. Volevo chiedervi una cosa, la prossima volta, non c'è fretta, c'è l'altra prossima volta, ce lo date l'elenco di quello che facciamo ancora noi, togliendo quello che fanno loro, a questo punto mi sembra, no? Sì. E poi potreste dare questo elenco qui, che è fatto benissimo, anche senza latitudine e longitudine, che è un dato molto tecnico, come volete. Poi tanto... Sì, sì, no, lasciatelo, però qui c'è un dato che non c'è, che manca. Che è la popolazione, che invece è molto interessante, ce l'ha fatta ad Alcena? Sì, è che diciamo va un po' parametrato perché loro hanno usato una logica ministerialmente diversa. E noi siamo andati a copertura, loro sono andati. Ma siccome c'è scritto la località, perché... Dove c'è, sì, dove c'è scritto Genova, Genova. Ah. È un punto, vabbè, alla fine. Io non la mettete, con calma. L'ultima cosa che mi ero dimenticato, i tempi dell'intervento in Fratel. Loro si sono impegnati, come dire, in un anno dal momento dell'acquisizione. È già passato un mese e mezzo, quindi sono 10 mesi e mezzo di consegna. Primo anno, primi mesi, del prossimo anno. Mandato regionale, vero? E invece il nostro, anche la suppletiva? Quei 7... No, l'integrazione è quella che abbiamo già iniziato. No, credo che intendesse quelli ulteriori 7 ore. Però i fondi... Sì. Allora, come tempi tecnici sono veramente... Decidiamo un po' queste cose, poi non perdiamoci in un bicchiere d'acqua. Cosa dobbiamo fare? Fate voi due, eh? Voi due nel senso che mi parlo di livello tecnico, no? Certo. O no? Cioè, settimana prossima si fa? Leviamo il peso, sì. Sì. Senza se abbiamo i soldi, se sta nella percentuale di aumento che puoi dare a un operatore che ha vinto, di quello non c'è se la giunta decide di farlo, andiamo così, abbiamo chiesto, abbiamo
mi hanno chiesto, poi vedremo, se arriverà qualche cosa, vedremo. Gong, come si dice? Gong, è suonato il gong. Posso fare... Come no? Cioè, non credo sia una cosa, sapete, la farà molto... Ma lo fanno loro, quello. Ci hanno permesso. Noi avevamo detto di farlo, poi ci sono parlato delle altre cose, però se ce lo richiedono... Perché qua cosa va fatto, perché lo facciamo? Mettile questo qua. Da qualche giorno sarà riempito. No, mi ricordo che ci eravamo impegnati a farlo noi, poi abbiamo fatto tutto. Allora, è quell'elenco lì, è quell'elenco lì, meno le crocette più San Fruttuoso, va bene? Va bene, dai, facciamo. E quindi ce l'ho data la settimana prossima con dentro San Fruttuoso. D'accordo. Suonato il gol. Oh, grazie. Bravo assessore. Io direi che li liberiamo. Certo sì. Che... quindi funziona l'impianto di raffreddamento, non quello di morire qua dentro. Ce lo girate questo riassuntino? Sì, ma lo portano tutti. Sì, magari andiamo a posto degli assessori. L'abbiamo già detto. Ah, scusa, mi sono dimenticato. Lo portano tutti. Portano sia quello che facciamo ancora noi, sia quello che fa questa società per conto di fratello. Invece tutto il resto sul sito, giusto? O sul sito? Cioè, tutto quello storico sul sito, o sbaglio? Sì, sì, sì. Adesso bisogna parlare di Roma, perché ci sono 20.000 cose da fare in pochi giorni e da dividersi, insomma. Quindi pregherei di seguire con attenzione. Allora, noi abbiamo consiglio martedì e mercoledì. Mercoledì c'è anche Ilva. Allora, ho detto anche a Miceli che quelli che non hanno altre attività, come dire, che non... Martedì 25, c'è in contemporanea Ilva e anche la riunione per Tirreno Power a Savona. Quindi perché qualcuno lui va da... Ecco, il problema è che quelli che fanno solo i consiglieri dovrebbero garantire la presenza, perché è chiaro che per noi è più complicato. Insomma. Allora, i consiglieri sono 39, i membri della giunta consiglieri sono 7, quindi quelli che sono solo consiglieri sono 32. Che noi ci siamo messi male. Adesso, visto che si è ironizzato sul fatto che io ero a Milano, la regione del nord erano rappresentate tutte. Ha fatto un giornale, ma no? Secondo un punto esclamativo. C'era, chi l'ha fatto? Un'azienda di Spezia. C'erano decine di liguri presenti che hanno i loro prodotti e che con Milano hanno una base straordinaria. A me sembra che siano cose in cui bisogna andare. Visto che il mercantile invece ironizza, ha fatto per addirittura come se fosse un'attività ludica. Il punto però è che insomma, la base dovrebbe essere, se non voglio dire niente, ma quella che hanno come attività principale qua è consiglio. Comunque noi abbiamo molti impegni, la settimana prossima dobbiamo onorare, bisogna andarci. Non so cosa faccio, insomma. Riassumendo, abbiamo questa corretta di Paolo, ci abbiamo Ilva, che tra l'altro è contemporanea con la sanità, adesso non so, ma andrai tu a Silva, perché voglio che io ci sia con la sanità, quindi andrai tu. E poi ci sono una serie di appuntamenti, in parte fissati, in parte da fissare, su Roma che non possiamo bucare. Cominciamo da ieri. Dunque, ieri si è fatto l'incontro con Renzi sul Senato federale, ma poi su molte altre cose. Se magari prendo pure gli appunti così non me la scordo. Allora, lui vuole chiudere l'accordo sul Senato federale, o comunque vuole chiudere il testo, ci sia accordo o no, alla fine di questo mese, che vuol dire la settimana prossima. Che cosa si è fin qui deciso? Dunque, questo, come ho detto già l'altra volta, questo Senato non sarà elettivo e non darà la fiducia. Sarà composto da meno della metà, grazie, dei membri dell'attuale, diciamo. Dico meno della metà perché dipenderà molto dai 21, l'espressione della società civile. Cosa che ancora ieri Renzi ha proposto con grande forza. Su cui c'è un orientamento della regione non unanime ma sostanzialmente negativo. Rossi, che è titolare della delega, diciamo, come regioni di questa materia, per esempio, però diceva che gli sembrava una
cosa non banale, diciamo. Certo, poi si attribuisce al Presidente della Repubblica, che però sarebbe la cosa, una funzione molto grossa, insomma. Comunque, questo è un punto che è ancora lì in discussione, il Presidente del Consiglio insiste, la maggioranza delle regioni non è d'accordo. Poi c'è il tema, diciamo, di cos'è questa Camera. Ora, le regioni hanno espresso un orientamento molto forte a favore dell'ipotesi che assomigli il possibile al Bundesrat tedesco. Ora, se questa Camera fosse, diciamo, un luogo per armonizzare le funzioni legislative, diciamo che in Italia esistono, poi sono due, quella regionale e quella, sarebbe assolutamente coerente l'idea di avere una composizione tipo Bundesrat. Il problema è che, diciamo la verità, non è questo momento di enorme, come dire, visibilità della situazione regionale, insomma. Tant'è che uno come Caldoro, per esempio, dice che bisognerebbe affrontare il tema con le regioni che sono lì, insomma, voi capite che ha 12 mesi dal voto di 9 regioni italiane, una modifica costituzionale che a questo punto riguarderebbe i confini, gli accorpamenti, mi pare una cosa abbastanza probabile. E quindi credo che si andrà sull'assetto attuale, e però si andrà, diciamo, su una composizione che non è delle realtà legislative basta, ma che comprenderà anche l'altro livello, diciamo, importante, decentrato, che sono a livello comunale. Ora, livello comunale. Lo schema iniziale di Renzi, lo stato di Renzi, che ha anche detto che vuole chiudere la partita per quanto riguarda il PD in direzione alla fine settimana prossima, anche lì bisognerà rivedere i nostri programmi, insomma, per quale direzione ci vuole francamente andare. Insomma. Lo schema iniziale era i 21 presidenti di regioni, province autonome, i 108 sindaci di comuni, capoluogo di provincia, sono iniziali, e poi questa rappresentante della società civile. Poi si è fatto presente che se tu vuoi armonizzare l'attività legislativa è abbastanza incredibile, a parte che è sproporzionata, ma poi è un po' anche offensivo verso i consigli, come dire, no? Avere il presidente che rappresenta legalmente l'ente, ma che non è il soggetto della giunta che rappresenta l'attività legislativa, bensì il consiglio. Allora mi pare che si potrebbe andare alla fin fine un'ipotesi mediana, cioè di avere grosso modo 60-60, cioè 60 sindaci, 60. A questo punto si partirebbe dai presidenti di regione. Le regioni grosse pongono il tema di un equilibrio, diciamo. Sì, sapete che in America non è così, in Germania invece è così, cioè in America sono due per Stato, invece, anche se lì è una Camera legislativa, il Senato, diverso. Ora io penso che alla fine si andrà su una cosa tipo 60-60 con l'interrogativo di avere i 21 o no. E quindi si partirà dal Presidente della Giunta, dai sindaci, dei comuni, capoluogo di regione. Dopodiché credo che sia abbastanza automatico che se entrano i consigli entrano anche i presidenti dei consigli, penso. Quello poi lo diranno anche un po' l'associazione dei presidenti dei consigli regionali. E poi ci sarà. Poi tenete presente che siccome la media, come diceva Claudio, è 6, in realtà un po' meno di 6, perché 21 i soggetti, cioè la Liguria, per capirci, se va bene ce n'aveva 4, no? Grosso modo, sì, ce n'aveva 4, e quindi alla fine saranno 2-2, per capirci, no? Ora qui poi c'è un tema molto rilevante, che però mi sembra molto difficile, cioè il Bundesrat tedesco è composto da gente che ha vincolo di mandato, cioè nel senso che il Land che li nomina gli dice quello che devono fare,
e devono attenersi a queste indicazioni. Questa è una cosa bella per certi aspetti, perché noi proporrebbe all'interno del Bundesrat italiano, del Senato italiano, la logica, diciamo, dei partiti, ma quello dei territori. Il problema è che a me è una cosa pressoché impossibile, perché sarebbe possibile se tu avessi i rappresentanti della regione Liguria, così, perché allora c'è un altro indirizzo di quell'ente, ma se tu hai due della regione, il sindaco di Genova e il sindaco di Spedaletti, lo dico perché bisogna capire se poi l'alto, sei piccolo, se è il sindaco del comune più grande dopo Genova o se invece, come dire, ci metti una rappresentanza di comune. Ma questa è una cosa che si vede all'angelo. Però in questo caso qui dov'è la sede in cui tu decidi la posizione del mandato? Cioè, cosa fai? No? Va bene, detto questo, poi ci sono molte altre cose, insomma, in sostanza c'è un tema rilevante, più rilevante direi che è quello, e cioè come gestire i conflitti, poi in buona sostanza. Questa cosa qui poi si sposa col titolo. No? Allora, una proposta che abbiamo avanzato noi è quella che nel caso di un conflitto tra il Senato, le regioni e il governo, il Parlamento monocamerale che rimane a questo punto possa approvare, diciamo, un testo di forma da quello che è l'opinione del Senato, delle regioni, dell'autonomia a questo punto, solamente con una maggioranza assoluta dei suoi membri. Ecco, la metà più uno dei componenti dell'assemblea, in cui entrerebbero, se ben capisco, anche i senatori della vita, no? Comunque c'è un vasto testo a fronte tra la legislazione vigente e quella proposta, c'è un documento delle regioni che penso che sia su internet, facilmente scaricabile, comunque ce l'ho, Claudio. Dico Claudio perché io penso che martedì e mercoledì, diciamo, avendo già dei consigli, avendo complicate, avendone persi qualcuno, diciamo, una volta perché ho da Luca, una volta perché ho da Rizzo, una volta perché ho influenzato, io questa volta staccherei e direi di andare, insomma, dopodiché come giostrare le giornate di martedì e mercoledì in funzione di queste altre vicende, in particolare di martedì, è una cosa che penso. Martedì avrei bisogno, tra l'altro, anche di una giunta straordinaria, cioè pratico di gentilissimo. Andare a Savona in prefettura, diciamo, alle 9:30 almeno, poi ognuno va dove deve andare, la mia segreteria che viene automatico nell'agenda. E vabbè, poi è chiaro che a questo punto arriva il tema dei poteri, no? E ora Vendola ieri ha espresso, come dire, un'opinione molto pessimista, diciamo, che partiamo da vicende poco edificanti che in realtà hanno riguardato anche, diciamo, i livelli parlamentari, no? Che questo sia una stretta, diciamo, di tipo centralista e che in qualche modo chiuda la comunità federalista, questo è un intervento molto pessimista. In realtà noi abbiamo costruito una roba in cui ci sono delle cose molto innovative, perché non tutto il titolo quinto del 2001 secondo me è negativo. Abbiamo potuto finanziare l'IT grazie al titolo quinto del 2001. No? Potere concorrente in materia di ricerca, una bella operazione, diciamo, territoriale, fa 800 persone, adesso non c'erano più soldi per farlo, non possiamo più fare di mai. Però è vero che il contenzioso davanti alla Corte è diventato un contenzioso molto grande, anche perché il legislatore normale, cioè non quello costituzionale, non ha mai fatto quei provvedimenti, come dire, di indirizzo che devono in qualche modo mettere un po' d'ordine, no? Cioè una riforma non applicata, quella lasciata quindi al contenzioso della Corte.
Allora, lì sono state poste alcune questioni che voglio riassumere qui. Una è la sanità, che loro lascerebbero la competenza regionale, però come si fa a non avere un minimo di indirizzo nazionale, per esempio sui LEA e sul prof, cioè, no? Cioè, cosa fai? Ognuno, come dire, fa come vuole. Invece poi c'è un problema opposto, nel senso che l'ha posto Rossi ieri, che se l'urbanistica diventa nazionale torna a 76, al paese di 116. Poi anche lì un indirizzo sulla tutela del suolo in generale, sulla salvaguardia del territorio, sul non consumo di territorio mi sembra una cosa, ma adesso pensare che adesso avere un ministero dei lavori pubblici gigantesco che fa tutta la legislazione in materia di urbanistica mi sembra una cosa molto insensato. Ora, io penso che potrebbe andare a finire così la cosa, insomma, se tutto va bene, che ci potrebbe essere un tempo relativamente rapido in cui si viene a capo della questione principale, diciamo. Cioè avere un Senato non più elettivo che non dà la fiducia e composto in un determinato modo. E che ha anche determinati poteri, insomma. Dopodiché forse l'altro aspetto potrebbe essere visto con un pochino più di calma, insomma, no? Faccio un quinto. Tenete presente che il Presidente della Repubblica ha detto che lui valuterà il parato del Parlamento in materia di legge elettorale quando riceverà quel lavoro, ma tenete presente che una riforma della legge elettorale che si limita a una Camera senza che ci siano atti abbastanza forti, diciamo, che vanno nella direzione della diminuzione della seconda, che cavolo è legge elettorale, diciamo. No? Poi avete capito che ormai lì c'è tutto il tema, diciamo, di cosa deve andare prima, se il Senato, l'Italicum o il Senato. E quindi io credo che il Presidente del Consiglio giudichi che la sua credibilità internazionale parte da qua, per la possibilità di dare a questo paese una legge elettorale, come dire, come Dio comanda, i paesi che meno hanno, che quando si vota si sa chi vince, è una struttura molto semplificata che se poi il bicameralismo perfetto, e quindi credo che questo sia il tentativo forte che si farà. Poi forse alcune cose si possono fare con più calma, perché mentre i principi di una riforma di questo genere possono essere forse approvati nel giro di qualche settimana, un riordine competente, centro periferia, è difficile poter fare un giorno. Insomma. Vabbè, comunque, sì, vuoi dire qualcosa? Ma l'hai finito? No, su questo punto ho finito. Allora, c'è stato l'ufficio di presidenza dove il presidente Boffa ha presentato e ci ha dato la proposta che domenica hanno elaborato i presidenti dei consigli regionali, che è questa. A questo punto c'è un testo, c'è un documento dei presidenti di regione, un documento dei presidenti di regione. E dove ci dovremmo parlare, anche se va. Per tutti, quindi diciamo una ventina di copie. E il 2 aprile si terranno in tutta Italia i consigli regionali. Il 2 aprile noi eravamo a Gaslini, quindi esprimere una posizione univoca. Ora però già in quella sede si è detto che lo bisognerà. Io sono a Gaslini, sì. Ma sai, è giornata così, non è che la finiamo mai. Bisogna spostarla in cercare di neare, ma non so che farci. Cioè, nel senso che è molto probabile che non finisca. Oddio, potremmo chiedere di riprendere alle 16, forse. Allora, bisogna spostare assolutamente al Bissola. Gente la fa. Eh? O spostare o se la fa da solo. E
potremmo chiedere eventualmente di finire verso le 14 e di riprendere verso le 16. Poi infatti tu parti vigente di questa richiesta. Cioè di fare 10, 14, 16 e finire se sarà necessario proseguire. Comunque è evidente che si deve dare anche una solennità a questa cosa in tutta Italia, mi sembra anche una cosa completa. E poi non sarà poi il contenuto di cosa cambiare, perché la lettura che ho fatto l'altro giorno, alla luce delle cose che lo dice adesso Claudio, c'è qualche differenza. Io non escludo che gli stessi presidenti dei consigli si rivedano alla luce della posizione della conferenza che si è tenuta ieri. Quindi diciamo che Renzi è stato abbastanza esplicito, che lui ascolta ma che poi decide. Quindi vabbè, io penso che bisogna concordare. E anche a me che poi sarà un percorso parlamentare abbastanza difficile. Allora un anno un percorso parlamentare. Sarà bene. Che mettono avanti indietro due nomi. Eh sì, ma se lo vuoi fare davvero devi chiudere, poi devi fare il test di concorso. I passaggi dovrebbero essere al massimo 5, via. No? Nel senso che 4 è il minimo, ma se ne fai 4 vuol dire che secondo ramo del Parlamento non cambia, non ci mette bocca. Quindi è probabile che siano 5 almeno. Oddio, se lo fa il Senato, un provvedimento, la Camera potrebbe anche approvare come ha fatto il Senato, visto che sono le prerogative del Senato, più che altro, però poi c'è il voto a maggioranza, questo coinvolge anche la Camera. Vabbè, questo è il primo punto. Io... Guarda, se uno se la chiaramente questa riforma mette anche in discussione tutto il meccanismo delle conferenze, certo. Diciamo che il Senato diventa una conferenza, la conferenza è stato già unificata. Però se non c'è il vincolo di mandato diventa poi ancora più complicato. Cioè, capisco che il vincolo di mandato è difficile perché non c'è luogo, cioè è difficile rappresentare qual è il luogo dove si definisce il vincolo di mandato, ma se poi appunto questa Camera sostituisce il meccanismo del rapporto Stato-Regioni, autonomie locali, il rischio che chi è lì non rappresenti poi le posizioni di chi delle regioni. Cioè, la regione c'è. Sì, però se vale uno come voto rispetto è un po' complicato. Cioè, quando c'è l'unificato è un problema di tipo fisico. Cioè, lo vedo critico rispetto psichico. Al tema proprio vincolo il di presidente mandato. Della giunta, quanti giornate riesce a stare lì a vedere tutto? Non può delegare, può delegare, quindi non è lui che lavoro che adesso facciamo collettivamente, se sono tutti in parte sarebbe la responsabilità di una persona. Ma io la guardo, non a caso vi molla. Io la guardo con una certa leggerezza. Persone intelligenti, ragazzi, si vedono anche da queste cose qua. Comunque questa parità qui la seguiamo, io il vicepresidente, no, in pratica sia giusto segnalare a questo livello qui, insomma, quando posso vado io, quando posso vai tu, quando puoi venire, ci sono io, magari seguiamo insieme, perché comunque sia, poi è chiaro che al di là del fatto che volevo fare una settimana, poi nei passaggi, ecco, poi è nato anche un problema non di poco conto, perché Renzi ha detto che bisogna vedere se rappresenta il governo o rappresentano i gruppi. I puristi considerano che il disegno di legge natura costituzionale presentato dal governo sia cosa che non si è mai vista, però poi nasce un problema perché non tutti i gruppi vogliono partecipare attivamente a questo disegno, anche se oltre alla maggioranza mi pare che Forza Italia si voglia cimentare. Poi ero sotto accanto a Maroni e ho detto, ma scusa, ma tu cosa fai? Cioè voi cosa fate? Ma alla fine staremo dentro, quindi potrebbe essere tutti meno grillo. Il quale però votare contro una cosa che tra 315 stipendi di un certo livello. Vabbè, in questo quadro poi... di riduzione di costi, di conferenze. Poi anche le sedi, tutto il lavoro di commissione del Senato,
però guardate che non commissione del Senato rimane. Le commissioni del Senato rimangono, il tema che ha posto la Lorena è fondamentale, perché cioè sì. Il lavoro che si fa in conferenza saranno molto meno. Sì, saranno meno, ma chiaro che sono meno le materie di cui si deve occupare, ma immagino che ci sarà un'istruttoria per l'aula fatta da, no? Sono sempre 150 persone o 120. E mi pare di capire che sia in questa sede qui che si affronterà la questione, diciamo, dei momenti. Io sono assolutamente favorevole che la si affronti a livello nazionale, se no diventa una roba, diciamo. Ecco, tenete presente poi che nella presentazione del testo Renzi ha detto naturalmente la legge del capitario è molto importante, che dà una stabilità, una governabilità all'Italia, cioè al paese, che hanno già i sindaci e le regioni. Tenete presente che noi non ce l'abbiamo più questa governabilità se non cambiamo la legge. È una cosa che forse bisognerebbe riproporre giù, quando vai giù. Perché ho parlato con Chiamperino, che ovviamente è molto preoccupato. Che è il primo che va, è il primo che va a votare con casino, diciamo, della Monti, no? Avete chiaro il problema, no? O no? No? No, mi sembrava che là dietro ci fosse. Là dietro sono distratti, ma fanno distratti, sono distratti. Il primo che va a votare con il casino della Monti è il Piemonte, perché la Monti non solo riduce il numero di base del Consiglio, in questo caso da 40 a 30, ma avendo indicato quel numero come numero massimo, non consente neanche l'eventuale adeguamento del numero dei consiglieri per garantire la governabilità. Ora, nel caso del Piemonte, loro passano da 60 a 50, il listino è 10. Naturalmente il listino, come dire, 10 di solito garantiva la governabilità in un sistema bipolare. In un sistema tripolare la cosa si complica. Quindi il primo che sperimenta questo problema qui è il Piemonte. Ora, ieri Renzi ha detto voi avete già le leggi a posto dal punto di governabilità. Secondo me non lo sa, diciamo, lo sa del Rio, bisognerebbe però, perché poi nelle regioni come le nostre, in cui si è introdotto il tema della maggioranza qualificata per modificare la legge, o modifica lo statuto, sei ostaggio di chi, essendo minoranza, temendo di rimanerci, no, eventualmente, tutto ipotetico, potrebbe non avere una convenienza, come dire, fare vai Natale prima, insomma, forse mi sono spiegato, penso di sì. E quindi siamo in un quacchio. Adesso, a proposito di questo, bisognerebbe che noi prendessimo la tematica con il Presidente del Consiglio, con il Consiglio. Non è nostra la tematica, però, insomma, credo che i legali rappresentanti della Regione devono dire che è incredibile votare il Presidente senza avere la certezza che questo Presidente abbia la maggioranza. Quindi, insomma, si apre una stagione molto complicata. Detto questo, e concludo questo punto, poi mi dite se avete cose da dire, bisogna che noi ci stiamo il più possibile, e che riduciamo il più possibile anche le riunioni a latere, limitando le assenze a quelle cose tipo Tirreno Paolo e Ilva, in cui o anche convocati, però, sì, o anche, diciamo, riunioni ormai sono di questa delicatezza che in certi casi magari potrebbero portare anche a spostare il Consiglio. Io su questo punto mi fermo qui, perché se cominciamo già a raccogliere opinioni me lo dico, insomma. No, deleghiamo Claudia a partecipare. Faccio mi crescono un po' di vabbè, adesso quindi avevamo già detto che vi davamo il documento, non so se l'abbiamo fatto il segretario, il documento l'altra volta, abbiamo dato l'assessore. Adesso diamo il consiglio, sì. Allora, diamo anche il documento che abbiamo dato ieri al Presidente del Consiglio, i due documenti, uno in materia di costituzionale e l'altro no, l'altro generale. Dopodiché avete quello del Presidente del Consiglio, ce lo vogliamo, pregherei tutti di seguirlo un po' da vicino questa materia, insomma, specialmente chi,
si propone, come dire, di avere una prospettiva, perché insomma, è un momento fondante. Insomma. Va bene, questo per quanto riguarda questa roba. Ci sono interventi o possiamo procedere? Procediamo. Beh, io volevo sottolineare quello che diceva Lorena, perché o c'è un meccanismo per cui le istruttorie delle leggi vengono in commissione senatoriale, eccetera, vagliate dagli esecutivi, oppure come dire, avere quattro o più rappresentanti che non conoscono tutte le materie e non hanno gli uffici dedicati per materia e non hanno il tempo fisico, perché stai a Roma, stai qua, cioè la vita è fatta così, non vorrei che fosse, come dire, un passaggio valutato sul profilo del funzionamento del sistema. Il rilievo che gli do, mi pare che, a parte gli scherzi, diciamo, è un passaggio fondante questo, cioè, qui stiamo cambiando modo di funzionare, governo, parlamento, regioni, comuni. D'altronde credo che sia un passaggio obbligato, parliamoci chiaro. Sì, appunto, è un casino che non finiva più. Certo, è complicato, però mi sembra che tutto sommato avere un... Non buttare via quel pezzo che invece... Sì, ma dico, avere una camera, diciamo, delle autonomie delle regioni, insomma, dell'autonomia delle regioni, perché l'altra autonomia conferma una autonomia, cioè che va avanti di Edia e io l'autonomia. In cui, come dire, anche assistiti da strutture, diciamo, significative, non servivano più i palazzi, no, però... Sarà strutture, diciamo, burocratiche, di modi del Senato. Mi sembra un tentativo giusto, insomma. Poi mi pare che anche dia un po' il senso la credibilità europea di un paese che cambia un po', insomma. Io ho partecipato ai primi incontri su questo argomento qui ai tempi in cui il presidente della bicamerale era Nilde Iotti, insomma, francamente mi sembra arrivato il momento di provare a cambiare un po'. Va bene, secondo punto romano. Renzo soprattutto, ci chiamano prestissimo per i fondi europei. Allora, la Commissione europea ha massacrato il provvedimento di TG, 198 osservazioni. Anzi, fatevelo, grande l'Europa. Fatevelo mandare. L'abbiamo? Ci chiameranno prestissimo, probabilmente i primissimi giorni di aprile, anche lì. Anche lì, due c'è questa roba, se due, qualcuno andrà giù. Tra l'altro la Commissione europea, diceva Catiuscia Marini, ieri ha recepito pressoché integralmente le critiche al piano delle regioni italiane. Vabbè, diciamo che la parentesi di gestione di quel ministero non è stata, diciamo, stata. Poi ieri ci ha confermato Renzi ciò che abbiamo già detto la settimana scorsa qui, che l'interlocutore su queste materie è la sua, ma l'interlocutore è poi materiale. Poi penso che lui si varrà molto anche di Gozzi, cioè già collaboratore di Prodi a Bruxelles, che è sottosegretario per i rapporti con l'Europa, la gestisce. Qui c'è il grande tema della spesa sul vecchio, per tutto, no? No, 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 non per noi, per il paese. Per il paese, sì. No, quello che sarebbe interessante capire è se, visto che spendere un sacco di soldi, ci scappa qualcosa, insomma, lo dico un po' così. No, che saranno anche capaci di spendere. Ma loro butteranno quei soldi lì su alcune grandi linee di indirizzo di spesa. Scuole, certo. Scuole, difesa del territorio, lavoro. Sì, te lo dico, sto per dire questa cosa qui. Va bene. La deadline è Pasqua, noi dobbiamo rimandare il documento entro il 20 di aprile, mi pare sia il giorno di Pasqua, sono 28 giorni, 27. Quando ci chiamano noi siamo pronti, perché sia io che lui siamo molto avanti anche nel rapporto con il partenariato, quindi potremo scrivere il programma regionale. Questa qui è una cosa che riguarda i nostri assessori, che sono lavoro, attività produttiva e formazione. E va bene, insomma. Dunque, già che siamo qui e abbiamo parlato dei FAS, il livello di spesa dei FAS italiani è l'1%, nel sud è l'1%, da noi è il 20%, nel nord è il 20%, noi siamo al 19%.
Adesso io scriverò una nota a Renzi che ce l'ha chiesta su diverse materie, diciamo. Colgo l'occasione per dire che mi dice la canna, Paolo Lucilleio, io non mi ricordo chi mi ha scritto. Tu. Ho girato. Che va bene, che va bene. Adesso io pregherei di dare per approvata la programmazione di FAS adesso. Deve venire la delibera? Sì, ma adesso. Approviamo adesso. Approviamo adesso. Approviamo adesso, si può fare. Ha già mandato, ha già avuto l'ok. Ha avuto l'ok. Già avuto l'ok di Donato sull'ipotesi di questo. No, perché se vogliamo metterci cose tipo la Carasco, non è che possiamo metterci quando sono più. D'altronde è 1,5 milioni che portiamo a casa di spesa, no? L'abbiamo visto con gli assessori più coinvolti, insomma, non abbiamo fatto nulla. Sì, va bene, l'abbiamo vista. Allora, la sintesi è questa. Noi passiamo da 342 a 302, togliendo cose che abbiamo già visto insieme, una a una. Dopodiché, lui ci chiede solo, Donato, di indicare alcune opere che consideriamo parte del programma, ma che temporaneamente sono in stand-by, perché non si sono materializzati gli atti e consentono di andare avanti. Ma in qualunque momento noi possiamo prendere un'opera, stand-by, metterla dentro e fare un suo. Mi pare che è più semplice di così. Tenete presente che il vero problema è che noi non riusciremo, se non cambiamo le cose, a spendere i soldi del FAS. Non, perché non, il problema dei FAS è quanto ne spendiamo, non è l'elenco che ci mettiamo. A me pare che facciamo una bella operazione stavolta, perché togliamo 40 che ci avviciniamo molto alla meta, d'Italia. E soprattutto mettiamo dentro cose che si fanno, insomma, no? Ora, il punto che scriverò a Renzi è questo, che è sbagliato un meccanismo. Perché siamo passati da una fase in cui, correggetemi se sbaglio, trovi un programma, potevi far partire tutto e loro ti davano i soldi per farlo, a una fase in cui ti danno l'8% alla volta e finché non rendi conti il 70% ti danno l'altro 8%. Ma per fare le opere ci vogliono degli anni. Cioè, infatti il sud all'1%, il nord al 20%, noi siamo al 19%, siamo assolutamente in linea. Chi è avanti? La Lombardia perché? Perché ci ha messo lavorando i soldi suoi che ce li ha. Allora, la modifica da fare sul FAS è abbastanza semplice, se vogliono fare spese, se vogliono rilanciare l'economia. Che nel momento, no, non dare i soldi, può non andare bene, io non sarei d'accordo. Che nel momento in cui un'amministrazione scrive che può appaltare l'opera, tu gli dai. Perché anche prima non andava bene, eh? Prima tu davi in giro miliardi di euro che rimanevano lì per 30 anni, non andava bene. Adesso però hai fatto un'operazione troppo violenta. Allora, se io d'accordo, scriviamo una cosa del tipo, noi abbiamo appena riprogrammato, se vuoi che si faccia spesa per quanto riguarda noi, basta, che non ci dai una lira, neanche gli acconti, semplicemente che noi ti scriviamo, una mail in cui ci diciamo siamo in grado di appaltare quest'opera, ci dici, fosse così capite che parte tutto, no? Poi va da sé che noi teniamo sempre la famosa asticella che chiede il bilancio e che non possiamo superare ciò che è, diciamo, materialmente previsto che arrivi, no? Però, insomma, alla fine abbiamo fatto l'operazione che abbiamo messo dentro. L'anno scorso un pezzo di sanità, quest'anno un pezzo di sanità, e poi l'alluvione, l'anno scorso, l'alluvione quest'anno, più cose varie. Quindi, a questo punto, perché vi dico la proviamo oggi? Perché a questo punto la risposta che dai martedì, che è molto San Martino, daremo una risposta abbastanza forte. C'è, no, San Martino? Forse sì. No? L'abbiamo provata oggi, va bene? Tanto è un elenco di cose questa mattina. Poi, vabbè, quindi fondi europei, abbiamo detto, Vescovo, Lucinelli, Rossetti, vi vedete come volete. I fondi europei, mi pare che nella conferenza delle regioni sia passata una linea, è quella di dire d'ora in poi dobbiamo essere tutti seri, sia le regioni che lo Stato, verifiche continue, chi non spende perde i soldi. Magari. Insieme a questa dovrebbe essere davvero la strada magari sulla quale si va. Però fra le regioni è passata questa idea. Fare una domanda, ma materialmente sempre per l'alluvione chiedo, a questo punto possiamo cominciare a portare le delibere attuative? Bisogna sapere ancora quanto c'è di capacità di
dei fasti, poi io. No, non parlavo delle accise, parlavo del no, ma quello che vuol dire, quello che vuol dire IVA autoduco è questo: noi aggiungiamo quella cifra con due modalità, diciamo, una è la sterilizzazione di alcuni interventi, l'altra è la previsione di alcuni ribassi. Quindi non è detto che ci sia tutto. Ora, però siccome c'è molta roba indietro, siccome questa qui è roba oggettivamente abbastanza rispettata. Sì, poi le portate da loro e poi le vedo, insomma. Tanto loro, come sapete, vogliono che ci sia l'impegno, non che ci sia problematico. Quindi se poi c'è da discutere, si discute. Quindi avresti 5 più quel pezzo di accise che abbiamo visto nella riunione. Tanto giro e vedo sempre più casino. Poi ti chiameranno, vi chiameranno per la cassa deroga. Dovrebbe essere più o meno, diciamo, entro mercoledì la riunione è detto per il Senato. Fine settimana quella per la cassa deroga, inizio la settimana prossima quella, settimana successiva, scusa, quella dell'Europa. In quella fase lì penso che bisognerà che noi dobbiamo anche rivedere tutto il discorso FSC come presidente, come assessori Renzo, no? Perché quello era legato all'Europa, no? Però se quello c'è ancora dei tavoli tecnici, basta, non c'è stato un tavolo politico. Quella cosa lì poi è legata molto al TPL, come sapete, no? L'hanno detto un po'. Immagino che si sblocchi in conseguenza. 1 aprile, 1 maggio, cosa del genere. Allora, vi chiameranno per la cassa mobilità in deroga. Mi pare che l'orientamento sia trovare le risorse per cominciare a coprire il 13. Immagino che vi chiamerà Poletti, il sottosegretario. Dopodiché io vorrei che metteste su un gruppo in cui noi cominciamo a farci un'idea su queste questioni qui del lavoro. Anzi, potremmo anche decidere di convocare un approfondimento su questi temi, perché questa secondo me è una delle cose più rilevanti. Tra l'altro non so se hai visto Enrico che ha fatto già il primo decreto, che mi sembra contenga anche elementi di sensatezza secondo me. Sindacato, visto che magari ho opinioni diverse, però che modifica fortemente la Fornero, che ne dica lei, e che sostanzialmente prevede, diciamo, elimina il buco tra un contratto e l'altro, che mi sembra una cosa sensata, non si capisce perché gli interventi di un risposto tra un contratto e l'altro. Indico il numero massimo di ripetitività, 8. E indica un periodo massimo di 3 anni, no? Dopodiché lui Renzi ha detto ieri che vuol portare, diciamo, prima delle vacanze estive, alcuni provvedimenti complessivi che sono i seguenti: la riforma del lavoro complessiva, di cui Petro è stato anticipato, la riforma della PA, che non ho capito bene se si intende sostanzialmente questa qui della, penso di sì, Senato, eccetera, la delega fiscale e poi la giustizia civile, diciamo, queste sono le... vabbè, lì se si facesse intanto il 13, diciamo, anche perché fa preludere che cosa, che tu continui con questo meccanismo, seppure in ritardo, fino a quando non hai strumenti nuovi, no? Immagino che questo Job Act alla fine abbia dentro uno strumento nuovo di un ammortizzatore sociale generalizzato, no? Che avrà una sua copertura, diciamo, il bilancio triennale, e che userai lo strumento vecchio finché non ci avrai quello nuovo, adesso immagino, grosso modo, insomma. E questa parità qui la partita devi seguire lentamente. Ora stavo però vedendo un attimo se, lasciando magari passare la settimana prossima, tu dovresti andare, lui dovrebbe spiegargli un po' di cose, potresti immaginare che per esempio il 4 alle 15 potremmo fare il tema lavoro, insomma,
Quindi tu fai un po' di relazione su quello che si capisce sta accadendo. Sì. È 4 pomeriggio? Beh, vediamo un po' di programmarne qualcuno. Io poi non ho dato il 4 pomeriggio, poi se ognuno fa come vuole, diciamo, non so cosa fare. 31, 1, 7, 8. Sono quelli che ho dato. Rispostate, perché questa cosa che va fatta, bisogna fare un giorno di giunta in cui ci siamo. Sì. E ora 31, 1, 7, 8. Non in cui ho dato tutto. Quindi si spostano un po', dai. Fai tu la relazione di questa partita. Comunque la cosa velocissima anche la cassa in derba, il moderatore Susano in derba, perché alle 4 ha convocato il tavolo di tutti i firmatari dell'accordo, perché noi abbiamo un accordo vigente che è quello del 2013 che avevamo prorogato in attesa di quel decreto ministeriale che non è ancora uscito, che le nuove regole e che scadeva al fine di marzo, quindi li ho convocati anche per questo. Con i soldi che hai, dove sei arrivato? Ecco, noi con i soldi che abbiamo avuto l'autorizzazione a impegnare la prima tranche di 8,6 milioni, che è un quarto delle spettanze nostre, un po' meno di un quarto delle spettanze nostre del 2014, abbiamo pagato tutto luglio, cassa integrazione e mobilità, abbiamo pagato la mobilità, pagato per noi, sì, se ne dico, perché sì, per noi pagato quando inseriamo i dati nell'INPS, con i tempi tecnici, poi che l'INPS si prende. Sappiamo che li prendo, dai. Sì. Abbiamo inserito anche la mobilità di agosto e stamane tutta la cassa integrazione di agosto, le risorse ci consentono di pagarle. Abbiamo fatto proprio stamattina con gli uffici una stima, insomma, c'è un forte calo, questo non è un bel segnale, insomma. Però nella peggiore delle ipotesi potremmo arrivare a avere ancora bisogno nel 2013 di 18 milioni di euro per pagare tutto. Che vorrebbe dire la nazionale quanto? Beh, noi valiamo circa il 2-3%. E moltiplicare per 35. Sì. Però non è così per tutte le regioni, sono regioni che sono più avanti di noi. Beh, ma siccome si parla di un miliardo, ci stiamo. Noi, no? Ci stiamo, un miliardo. Noi siamo al pari della Toscana che sta pagando a vuoto, sono più avanti, sono più indietro, insomma c'è un po' una situazione. Comunque no, dicevo, anche rispetto alle risorse del 2014, che per noi dovrebbero essere 36 milioni, di fatto ce la faremo a pagare tutte, se la farebbe anche 10-12 milioni di euro per pagare il 2014. Quindi, di fatto questo è un po' il quadro. Quattro era libero. Io direi che il 4 lo teniamo libero tutti, se ce la facciamo pomeriggio, almeno un po' di ore, e potremmo dire lavoro e in generale rapporti col governo. Dove ne dico ancora? Tutte le cose che abbiamo detto, le evoluzioni, Europa, non Europa, insomma, mi pare utile prenderci un po' di. Vabbè, questa parità segui tu, mi pare di capire che. Fascio orari. No, 15-17, 15-18. 15-18 avevo una cosa un po' più bella. un approfondimento qualche volta, lo facciamo anche su una curiosità, forse soltanto mia, ma che ho già chiesto a Pippo, un po' un quadro della situazione affitti, immobili della regione delle partecipate. Andiamo a fare quel giorno lì. Allora, lavoro affitti. E poi quello che ci sarà, sono fondi europei. Fondi europei, sì, e poi come ci sarà, va bene, sì. Dedichiamoci un giorno, lavoriamo insieme un giorno. Va bene. Dunque, poi c'è il tema dei soldi non spesi, diciamo così. Allora, e loro hanno questa grossa voce di dissenso ideologico. Adesso io scriverò in questa lettera che ha chiesto di scrivere la vicenda Bisagno, che è abbastanza emblematica. Adesso mancano i miei libri italiani per motivi personali assolutamente, diciamo, serici. Bisognerebbe capire se questa cosa qui del dissenso ideologico per noi va oltre il Bisagno, insomma, io non ho un paio di idee. Se ci riferiamo a quel famoso strumento nazionale, no, è Bisagno e basta. Comunque, magari vedono un po' tu, segretario. Poi c'è il tema scuole, anche lì, diciamo,
non so se c'è un tema anche lì di, diciamo, i suoi non spesi. Su questo tema qui lui vorrebbe giocare la questione del patto di stabilità. È uscito Giovanni in questo momento, sì. Poi vuoi prendere. Non so, si sta male, possiamo aprire un po' le finestre? Sì, fa un caldo bestiale. Probabilmente hanno spento gli impianti di condizionamento. Adesso spenta anche l'aria. Non si sente in TV. Pazienza. Gli spettatori. Allora, poi c'è il tema scuole. Dunque, il tema scuole l'ho affrontato nel modo che sapete, una scuola per comune. E, che, naturalmente è criticabile perché c'è un comune che ha 3.000 abitanti, che ha 300, ma comunque. Lui vorrebbe giocare molto su questa cosa qui, il patto di stabilità, che come sapete ha anche componenti interne. Che ci sono molti comuni che non hanno gli occhi per piangere, molti comuni che invece avrebbero gli occhi per piangere ma che non possono farlo per il patto di stabilità. Ora lui vorrebbe giocare una grossa partita su questo tema qui e vorrebbe farlo tendenzialmente nei mesi estivi quando sono a scuola, le scuole sono chiuse. Parliamo di interventi di messa in sicurezza, di interventi di adeguamento alla sismica. Infine, lui governa, avete visto, propone una grossa operazione sulle caserne, fatta poi con soggetti privati, e qui bisogna incaricare qualcuno, che potresti essere tu, di fare un po' un censimento della situazione ligure. Ce l'abbiamo. Allora, voi sapete che anni fa l'agenzia ha fatto un PUV, che ha prodotto come unico risultato quello di pagare un consulente che ha fatto una sua riorganizzazione. Punto e fine. Dopodiché le caserne sono sempre lì che vanno a pezzi. Questa cosa qui di mettere in moto la persona in caserne è assolutamente sensata, un patrimonio pubblico che va, no? Abbiamo fatto una bellissima operazione come Liguria, a Regina, a Savona, no? A Vigny. Sì. Poi possono essere operazioni private. Quindi. A proposito, bisogna capire quanto si può andare sulle scuole, perché poi non sono 235 scuole, tanti comuni non ci vanno più la scuola, quindi alla fine sono la metà, neanche la metà dei comuni. Ma sai, se fossero 8.000 progetti ci vorrebbero tanti quei soldi che metà base. Tanti sono a posto, quindi si tratta poi di vedere che poi le scuole che saranno andate lì sono sempre un numero inferiore ai 100 comuni. Sì. Già più lì non so, immagino lì che all'interno di abbiamo il mito come ti dico lì vogliono usare molto patto di stabilità e poi secondo me useranno per il sud i fondi europei non spesi, pare che i provvedimenti fondamentali saranno questi, no? Il FES, diciamo, nel sud non speso, cioè cose piccole che si possono fare in pochi mesi, in un anno, insomma. E poi molto lo sblocco del patto di stabilità interno per il comune. A proposito di cose militari, direi che ti metti in agenda, non c'è ancora una data, non c'è ancora un orario, ma il 7 ci dovrebbe essere a Spezia la firma di quel famoso protocollo per l'utilizzo dell'ospedale militare. Sembra che possono venire il ministro della difesa e il ministro. Lì però potrebbe andarci Claudio, no? Il ministro della difesa e il ministro della università e ricerca. Comunque me la segno Spezia, ospedale militare, poi vediamo. Sì, 7 all'ora in più di appuntamento. Poi ieri non ha parlato Giovanni delle case, non ne ha parlato, sì. Però nei giorni precedenti sembrava un punto di rimente, insomma. Sì. No, poi. Infine abbiamo chiesto della sanità. E sulla sanità lui non è stato così netto, però tendenzialmente mi sembra che sia portato a un ragionamento che dica che risparmi sulla sanità, tendenzialmente. Lui ha detto anche una parola, la parola investimenti, che mi sembrerebbe anche una cosa interessante, cioè, se si fosse capace da fare un'operazione di spending che va oltre, come dire, l'esigenza del servizio,
recuperasse almeno per qualche anno i suoi stabilimenti e investimenti, adesso non è interessante. Cioè anche parlavate del montamento di un mutuo di 10-20 milioni per altri primi anni, non so. Poi, come dicevo prima, si è aperta una questione Asinas di cui si occuperà Claudio. Abbiamo un problema di governance, ma di vedere, per me è abbastanza importante come soggetto. A me pare che questo punto qui sia esaurito in questo modo, titoli, insomma. Poi bisogna che ciascuno di voi ci lavori, insomma. Non stavo rivedendo, ma... è un'intesa debole, un'intesa debole, cioè nel senso che dopo 30 giorni fanno quello che gli pare. Oh, titolo quinto, Senato, ecco, abolizione di organismi costituzionali tipo CNEL, adesso leggo i titoli di riforma PA, delega fiscale, gestione giustizia civile, soldi per le scuole, disastro geologico, caserne, provvedimenti economici, spendi in sanità, tendenzialmente sulla sanità, e poi diciamo recupero l'autorevolezza delle regioni, che vuol dire diciamo trattamenti. Ecco, invece Ragno ha detto che finalmente la Commissione di Finanza Pubblica, che deriva finalmente insediata, ha fatto funzionare, ha definito chi ha tagliato di più e chi di meno, c'è un documento che io non ho ancora visto, e risulta che l'ente che ha diminuito di più le spese è l'ente regionale, rispetto a 100 e poi ammortizzatori sociali. È un programma vasto, si dice anche ambizioso, ma tutti dicono che mi pare anche urgente. E adesso volevo parlare un 20 minuti, mezz'ora, se quello che abbiamo, per fare il punto su un po' di questioni produttive, che mi sembrano delicatissime. Allora, comincio dalla più piccola, non meno importante. Si è saltato la trattativa sulla centrale del latte. Ti chiederei di, mi hai seguito tu, no? Di prendere contatto col comune, con la Sindustria, per vedere se la possiamo rimettere in piedi. Abbiamo già fissato un incontro con la Parma sul mercoledì. Mercoledì. Insieme al comune. Perché lì la proposta era interessante, cioè era quella di vedere, diciamo, un riuso che rioccupasse tutti, insomma, però nel campo artigianale industriale, nel campo del commercio. Poi vorrei scambiare con voi opinioni su Piaggio, Ilva, Finmeccanica, Toshiba e Tirreno Power, faccio velocemente. Allora, Toshiba vuole sgombare il campo, ma mi pare che ormai hanno capito tutti, cioè noi non c'entriamo niente. Abbiamo fatto anche un bando, non si dovrebbe dire ad hoc, ma diciamo stimolato da questa iniziativa imprenditoriale. Ah, Renzo ha chiuso anche la parità 7-3-5. Esatto, aiuti di Stato. Aiuti di Stato. Come volevamo noi? Molto bene, perché siamo passati da 50.000 abitanti a 76.000, ci mettiamo i territori della volta scorsa, ci aggiungiamo il comune di Vado e Villanova. La dorsale che prende i due accordi di programma. Cosa è successa all'alto ieri alle 15? No, Toshiba, se non va a Valbombe, è per una scelta di Toshiba, insomma, questo è il punto. Mi pare di capire che hanno avuto dei problemi anche, diciamo, di assetto societario, non so se hanno risolto. Sembrerebbe confermato che si orientino su un'ipotesi genovese. È all'esame del loro. Come sempre dico in questi casi, non è che possiamo decidere noi. Quello che voglio dire, Savonesi in particolare, ma mi pare che abbiamo capito tutti, che non è una cosa che abbiamo messo bocca, insomma, anzi. Abbiamo messo bocca, sì, perché sembrava, come dire, uno di quegli elementi, diciamo, ce lo propose loro inizialmente, cioè, la Valbormida, cioè, e noi abbiamo detto magari abbiamo fatto un provvedimento non mirato su di loro e basta, ma che poteva riguardare anche loro per quell'area lì, perché aveva quei requisiti della vecchia programmazione europea confermati e estesi nella programmazione. Tra l'altro di quel provvedimento si è giovato, ho saputo ampiamente, Nebrasco,
con 1 milione a fondo perduto, 1 milione a tasso agevolatissimo. Abbiamo finanziato 5 interventi. 5 interventi. Ora, se questo è, naturalmente è un fatto positivo ugualmente. Insomma, ti pregherei di riprendere un po' contatto, perché a questo punto, senza avere aspettative che sono certamente, diciamo, fuori luogo in questo momento, potrebbe essere interessante capire come componiamo l'incastro IVA, Finmeccanica, Toshiba, insomma, no? Perché è chiaro che a questo punto ti rivolgeresti più a un bacino genovese, fondamentalmente, no? Quindi contali un po' tu e... Poi io ho parlato con Pansa in questi giorni, ci sentiamo al pomeriggio, non siamo riusciti a incontrarci perché quando io potevo venire al Senato, e vorrei capire bene due cose da lui. Una è la vicenda STS, di cui vorrei sapere di più da fonte più, come dire, diretta, anche se mi pare che ormai si va al deconsolidamento, insomma, come si dice. E l'altra è la questione del Palazzo Schumacher, di cui abbiamo fatto un importantissimo incontro con Renzo a Roma, ma insomma, l'affronterei quando abbiamo qualche elemento in più. E invece vorrei affrontare un pochino più a fondo, 10 minuti, sono 4 d'ora, Ilva e Piaggio. Dunque, Piaggio ieri è stata una giornata pesantissima, non so, qualcuno di noi c'erano? No, era un incontro fra le parti. Ora, si erano due, questa volta a Savona. Io ho detto ieri all'azienda che bisogna che ci parliamo frequentemente, quotidianamente, e secondo me bisogna che cerchiamo di avere qualche idea prima del 2, perché ormai lo scontro è violento, è tra lavoratori e di Finale di Genova, è tra rappresentanti sindacali di Finale. Allora, io non è che abbia una carta da giocare, diciamo, però così com'è mi pare difficile che andare avanti, insomma. Ho parlato anche ieri un po' con Tombetta, insomma, ci siamo andati un po' anche nel merito. Vi dico solo che bisognerebbe in settimana, una giornata sono veramente complicate. Casomai ci lavoriamo una sera, insomma, potrebbe essere martedì sera, insomma. O mercoledì, se finisce il consiglio a una certa ora, insomma. Perché mercoledì il consiglio è previsto che vada anche al pomeriggio, giusto? Sì. Mentre martedì si fa solo di mattina. Però la giornata complicata è martedì, perché c'è il Valle, fare 11:30, sì. 11:30, e c'è Tirreno Power alle 11:00. Ecco, Tirreno Power devo dire. Una è Savona. Tirreno Paolo, vi devo dire ancora una cosa. Comincio da qui. Dunque, Tirreno Paolo, abbiamo sollecitato il governo a fare, diciamo, la... Si è diffusa la voce, su cui non ho conferma, il governo potrebbe partecipare all'incontro. Non ha confermato. Io ho riparlato con Castro in rilalto per sollecitare che loro facessero i passaggi informativi in modo tale da convocare poi il tavolo. E lì mi pare che l'orientamento sia provare a rimettere a posto la vicenda, insomma. Soprattutto rimettere in corso l'investimento. L'azienda ha fatto il corso agli esami, ha pronunciato che lo fa oggi per non far scadere i termini, non fa sapere che proverebbe a comporre, diciamo, la vicenda. Siamo in continuo contatto con i due sindaci, che sono in una situazione veramente molto complicata, eccetera, eccetera, eccetera. No, Piaggio, così com'era, si va a sbattere. E quindi bisogna che immaginiamo un incontro, diciamo, tra martedì e mercoledì, insomma, magari non al serario, perché non potrei, insomma, con più attori aziendali, diciamo, più significativi, insomma, voi non potrei. Senti Michela, io non ho grandi problemi, insomma. Potrebbe essere martedì in serata, diciamo, con un tono da Vezzi, insomma. Adesso non lo scrivo comunque qui. E sì, qualche minuto solo. Cioè, il primo punto che mi viene in mente
il service di Genova bisogna che lo tenga a piaggia. Perché se non faccia la nuca. Eh? Che non faccia la nuca. Perché se non partiamo almeno da lì, cioè da un nucleo piaggio savonese, diciamo, un nucleo piaggio genovese, uno, è una cosa che non basta i lavoratori, eh? Però bisogna partire dalla cassa che mi pare di capire arriverà perché si fa il cambio azionariato, questo, cioè. E quindi 2 più 2, no? Sì, però arriva se c'è un accordo sindacale, no? Sì, dico, la cassa sarebbe disponibile. Il strumento è disponibile. Ma il primo punto, secondo me, è che i due siti abbiano una presenza a piaggio in entrambe le realtà. Non so se mi sono spiegato, penso di sì, no? Perché in questo modo, comunque, tra cassa e lavoro, puoi agganciare a piaggio, diciamo, un certo numero di persone qui, un certo numero di persone là, la totalità tendenzialmente, cioè una parte sono in casa, una parte lavoro, una parte sono in casa, una parte lavoro. Se non partiamo almeno da qui non se ne viene a capo, anche perché non sapendo ancora, diciamo, chi sono gli outsourcers, che alla fine se ho capito poi sarà uno, cosa fanno, a che condizioni, come dire, prendono la gente, quanto ne prendono, dove la prendono, chiudono una cosa sindacale per fare loro, eh? Quindi bisogna che noi facciamo un po' capire bene, anche, poi ognuno sa già come vuole, avete capito a chi mi riferisco. Ma nel senso che noi abbiamo un profilo che manteniamo fino alla fine di questo mandato e mi auguro anche dopo questo mandato. E perché poi, come dire, le sciatapulli non hanno mai risolto un solo problema nella vita. Insomma. Ma alcuni ancoraggi bisogna cominciare ad averlo, cassa e presenza di piaggio qui e là. Qui almeno sul service, sottolineo almeno, là diciamo sull'attività, diciamo. No, cominciamo a mettere, come lavorateci un po' voi, mettete su un incontro, poi anche lì chi vuole venire venga, una cosa delicatissima. Cioè. Dopodiché, il secondo principio che bisogna cercare di affermare, dico così anche se sono estremi uguali, è che diciamo il sito di piaggio deve servire a piaggio. Il sito di Ilva deve servire a Ilva. Non ci piace. Perché se cominciamo a pensare che Piaggio solo vende e che poi l'outsourcing va, diciamo, su Ilva, qui Ilva dove va? E che l'eventuale arrivo di Toshiba possa servire ad entrambi ed eventualmente a Cadavere. No? Perché adesso non è che Piaggio possa immaginare poi di fare pure i soldi, diciamo, su sta provando la parte. Ora mi sembra che questi qui possono essere un po' di paletti, no? Allora, Piaggio rimane qui e là, e quindi avrà lavoratori qui e là e lavoratori in cassa qui e là. E se è una cassa lunga c'è un periodo in cui gestiamo, anche per vedere come vasto mercato del militare, quello dei motori, oltre che dei veicoli per il mercato privato, con più difficoltà. Se ci sono outsourcer, cioè su Genova, è bene provare a organizzarlo su Genova, dove sta la Piaggio. Teniamo le aree che si liberano di Ilva per Ilva, rimettiamo su il lavoro col lavoro per l'amianto, giusto? Questo lo devi fare tu. E poi cerchiamo di capire appunto un po' chi sono, chi è questo, chi sono questi outsourcer, chi è questo outsourcer. Che cosa viene a fare, anche se notizie che ho assunto, diciamo, sembrerebbero notizie anche buone, il soggetto che opera all'estero, in Francia, che opera in Italia. Poi ho parlato con Bondi, l'ultima cosa che vi devo dire stamane, lui sostiene che c'è una drammatizzazione che non si basa su elementi, diciamo, negativi intervenuti, settimana di fermo per difficoltà di mercato, ma lui rimane al ragionamento che abbiamo fatto, cioè rilancio dell'attività per quanto possibile, in proporzione massima, amianto se possibile, e poi diciamo nuove new entries che diciamo entrano, logistica e industria, che si prendono parte di lavoratori. Ora lì
abbiamo parlato brevemente a De Vincenti, insieme a Renzo. È chiaro che però lì hai da una parte dell'anno in settembre per la solidarietà, ma dall'altro c'è il tema di chi è l'investitore, di chi è l'investitore futuro, no? Perché se non arrivi a quel punto lì, e poi c'è un rapporto complicatissimo, mi spiegava il titolo, la proprietà, banca e governo sul gioco del finanziamento, sul loro utilizzo, cioè quanto va in investimento industriale e quanto ritorna i proprietari precedenti. No. Adesso ti pregherei a lavorarci un po', perché martedì si pronuncia una giornata brutta, molto brutta. Sulle aree, voglio dire, noi la facciamo perché ce l'hanno chiesto, sulle aree, sui potenziali, come dire, ingressisti. No, adesso che poi su questo, francamente. L'amianto, gli propone tu la consistenza, sì, e attiviamo la porta, ho parlato una nota, non abbiamo un nuovo ministro, che conosce molto bene Gianganeo, ovviamente, quindi magari usa anche un po' dei canali, come dire. E dopodiché cerchiamo di seguire quello schema che abbiamo detto, e mi ha promesso che poi ci lui non ci sarà martedì, ma che poi verrà. E a questo punto bisogna mettere in fila queste tre cose, ILVA, amianto se possibile e nuovi ingressi. Tenendo però separati, come dire, il viaggio e usando Toshiba Serverà come una possibilità per entrambi ed eventualmente anche per altri, perché poi tutti hanno diritto. Poi c'è l'ultimo tema, che è dove andrebbe l'eventuale presenza, diciamo, savonese, l'outsourcer. Che sia finale ovviamente, che potrebbe essere il comprensorio di Villanova, che meno probabile che sia Caio, perché in Italia cambia i soggetti, ma che potrebbe essere anche il Vadese, diciamo, anche perché è più vicino a Genova dal punto di vista dei collegamenti, eventualmente possa assorbire ancora qualche. Siamo messi così, insomma, saranno settimane complicatissime, diciamo. E infine, mi raccomando, questo qua è il consiglio, non di martedì, mercoledì, ma sempre. Ho un consiglio che per 9 ore al mese fa interfaccia, interrogazioni, quando la Camera fa queste unità di 3 minuti e molte risposte, però poi non dipende da questo. Non dipende da questo. Ma io avevo un congedo, avevo un po' di vedere. Abbiamo proprio sollecitato, ci ha dato subito la data. Beh, allora questa cosa qui di Poletti, ancorché lo vedrai più sull'altro versante, però accendagli un po' questa cosa, parlati con Enrico. Sì. Io sono convocato nel mercoledì, ma non sono andato perché c'era la lista, sono andato Pippo. Io ce l'avevo fatto l'ATP, quindi. ATP, dato il lavoratore, mi sono d'accordo, avete letto. L'ATP, il lavoratore, ha bocciato l'accordo. Allora sono interviste libere. Sono interviste sui singoli. Ah, ecco, non un voto. No, perché lunedì sera c'è l'assemblea in cui va anche Strada a spiegare tutta la vicenda del piano. Delle adesso. No, almeno di più non c'è fatto. Scusate, adesso noi abbiamo la delibera di ASE, non può essere discussa in queste condizioni per evidenti motivi, salvo che non ci sia accordo, in qual caso va, se no la vediamo un minuto alla fine, la vediamo un attimo alla fine, no, facciamo Azzoi, poi ASE e poi facciamo altro tempo. Va bene, fate venire Azzoi. Vabbè, vale sempre quello che dico, che è molto importante stare, cioè per dire Renzo li conosciamo già molto bene, questi interlocutori. Tra l'altro questo è uno dei più grossi, ha 900 persone in Liguria, ed è anche uno che cerca aria per pesce. Là? No, sono. Quanta gente ha? Sono le società Celesta, Sottotecno e Celeson, li facciamo insieme, sono 600 persone. Andiamo poi. Fate venire? Va, lo so visto io.
se vogliamo farlo venire, c'è libero il venerdì prossimo, c'è quanti sono? Prego. Ciao. Dottoressa, può liberare un attimo, poi fa dopo. Allora, 20 secondi e siamo operativi. No, vabbè, intanto lo stesso, intanto vado a parlare di me. Prego. Va bene. Abbiamo fatto una pausa brevissima, cominciamo. Devono ancora sistemare. Allora, vuoi far venire, per favore? Allora, dico al nostro ospite che da una giunta di noi abbiamo cominciato a dedicare un mezz'ora, 35 minuti in giunta e 10 minuti o 4 ore in conferenza stampa, la giunta in streaming, la conferenza stampa ovviamente aperta alla stampa, ad esaminare un'azienda alla volta. Sì. E, naturalmente sono in molti casi aziende con cui io riesco, alcuni di noi hanno rapporti consolidati, ma ci sembrava giusto un primo anno di lavoro, come dire, le aspettative del più, dovrebbe essere anche il primo di una piccola crescita, fare un po' i conti con difficoltà o potenzialità, diciamo, nel territorio. Nel caso vostro il sostantivo più adatto è il secondo, diciamo, almeno. E ti pregavo un po' di illustrare ai colleghi la realtà vostra per ciò che riguarda la presenza in Liguria e più complessivamente, diciamo, la presenza nel mondo, in Italia, nel mondo. In occasione di questi incontri, poi noi mettiamo sul sito una piccola scheda che lo creiamo insieme a voi, insomma, quello che tu hai alle tue mani, nel senso che ovviamente ci date le informazioni giuste per dire cosa corretta. Questa è un'azienda che in Liguria quante persone? 800, ha la sua sede principale, diciamo millesimo, ma poi ha anche presenza su Genova nel settore di vicino alla cantieristica. No? Sì, adesso infatti sarebbero 900, però noi dal primo di gennaio abbiamo scorporato l'attività di arredamento navale, cosa di cui che ho accennato, per cui esiste adesso un'altra società a Genova che si chiama The Wave, che ha circa un centinaio di dipendenti, parte dello stesso gruppo. Beh sì, sai, puoi parlare di più, oggi è molto parlare di demo, perché se comincio a parlare di tutte le attività che facciamo, i numeri cambiano completamente, poi diventa anche difficile in un quarto d'ora andare a spiegare. Quindi io parlerei di demo, due o tre cose veloci, cosa che sicuramente sapete già, ma per inquadrarla poi dopo magari parliamo più di strategici. Demo fino all'anno scorso aveva al suo interno anche le attività di arredamento navale, poi per una questione A di normativa, B di opportunità di mercato abbiamo deciso di scorporare. La cosa è andata abbastanza bene perché nei primi tre mesi dell'anno abbiamo già preso, oltre a quelli che avevamo in pancia, una sessantina di milioni di euro di lavoro. E questa qui è quella genovese? Diciamo. Quella genovese, sì. Sta dove sta vicino a Ficcano? Sta a Botticini, la sede centrale, poi in realtà abbiamo fabbrica Mon Falcone, una battaglia terme e poi abbiamo una controllata al 100%. Questo è un po' The Wave che dal 31 non c'è più. Invece Demont oggi ha circa 1100 dipendenti. Quando parlo di dipendenti lo parlo solo di quelli a tempo indeterminato, perché gli altri per noi sono molto variabili. Ovviamente nel 2013 siamo stati circa 1500-1600 persone, nel 2014 dovremmo essere anche qualcosina di più. Quindi
siamo 1.100-800 assunti in Liguria, perché pure in realtà se qualcuno in provincia di Genova ci sono un po' di persone che fanno per 800 qualcosa di assunto in Liguria. Abbiamo in Italia millesimo più altre 5 sedi e fabbriche operative. Noi siamo a Milano, con dell'ingegneria, siamo a Battaglia Terme con uno stabilimento, 95.000 metri quadri, importante. Siamo a Reggio Emilia con dell'altra ingegneria per la dissalazione, siamo a Latina con uno stabilimento nuovo dove faremo la trasformazione della plastica in gasolio e siamo a Priolo in Sicilia. All'estero abbiamo una società, anche qui quando ho parlato dei 1.100 dipendenti, sono 1.100 dipendenti in Italia. E poi all'estero abbiamo una società di costruzioni che abbiamo comprato a ottobre in Sudafrica, che ha circa un centinaio di dipendenti. Abbiamo società in Romania, in Bosnia, in Polonia, in Germania, in Cile e in Libia. Queste non sono attività, sono società operative. Poi attività in realtà cantieri ne abbiamo sparsi un po' dappertutto. La filosofia che ci ha spinto in questi ultimi anni, noi siamo una famiglia, tutti ci danno da fare i dipendenti per assicurare che la famiglia possa avere un futuro. Io mi devo assicurare il fatto che i miei dipendenti lo possano avere all'interno della mia famiglia, quindi siccome il mercato in Italia di fatto non esiste più, io ho qualche anno fa lavorato per dare sicuro lavoro ai miei operai, quindi abbiamo puntato molto sui contratti di manutenzione. Che sono contratti che hanno un alto impiego di personale e un basso, diciamo, fatturato, però hanno consentito di dare lavoro. Tra l'altro è andata bene, anzi non hanno dato solo lavoro a tutti, ma siamo anche cresciuti. E poi per dare da lavorare invece a tutta la parte amministrativa e di ingegneria abbiamo cominciato a guardare fuori. Tenete presente che per noi guardare fuori vuol dire trovare il modo di far lavorare la gente in Italia fuori. Per vendere qua, un po' diverso. Quindi guardare fuori vuol dire produrre tutte quelle parti ad alto valore aggiunto in Italia e ovviamente fare condottare parti a basso valore aggiunto nei paesi dove vendiamo i nostri piani. Per poterlo fare abbiamo dovuto puntare molto sulla tecnologia e moltissimo sulla parte innovazione, perché come quando si dice l'estero non è l'Eldorado, l'estero ci sono aziende che non sono molto contente di avere concorrenti in più, e quindi molto competitive con regole diverse dalle nostre, anche se grazie a Dio in tutti i casi, compresa la Libia, molto più chiara che le nostre. È una constatazione. Guarda, questo qui è una costante. Ormai è quasi impossibile lavorare in Italia, di tutti quelli che vengono qui, perché sembra come essere venuti in tanti. Sì, sì, ma più che altro non si riesce a capire qual è il contesto, non c'è una normativa chiara, non c'è un'interpretazione chiara delle normative, e questo ci causa non pochi problemi, perché tra l'altro non si può neanche chiedere, cioè io devo fare un'attività con l'estero e vado a chiedere alla finanza, al consiglio su come farlo, però non avrebbe bisogno, no, tu farlo e poi decidiamo se è proprio giusto o sbagliato. Così è molto difficile. Per darvi un'idea, invece, in paesi come il Cile, che sono sicuramente del terzo mondo, secondo noi, ma magari consiglio di farci un diretto perché non è così. Sì, no, ma sto andando bene, e la gente ci sta bene, è un po' diverso. Cioè, paesi come quello è il fisco che viene a certificare il bilancio, così devo aiutare il commercialista, la società di revisione, soprattutto l'immediazione della situazione nazionale. E pago, e al sistema costa tutto molto meno, perché in realtà il numero di persone che si occupa di questa cosa qua con tutte le seccature è triplo. Come vengono, niente da nascondere, sono ben contento, me lo certificano. Sono tutti i mesi, il settore della finanza, siamo un po' così, più facile. No. Questo è un po' come ragioniamo e quello che facciamo. La società cambia pelle ogni 6 mesi, perché noi dobbiamo andare dietro. Non imporre ai nostri clienti quello che vogliamo fare, questo comporta essere molto flessibili.
stare dietro al mercato, una velocità che vivendo in Italia non è sempre facile avere. Più o meno faccio il conto di quanto riesco a rendere quando sono all'estero e quanto rendo quando sono qua, io diciamo qui in Italia del mio tempo 50% lo rendo. Più o meno, ho avuto via normative che non si capiscono, adeguamente alla legge 231 che non si è mai capito di cosa sia di cosa serva. Interpretazioni di normative, altre cose, per esempio pazzesca, questa è una cosa interessante da citare. A me il modulo paghe di SAP, siccome lavoro in tutte le regioni italiane, costa circa 400.000 euro all'anno e devo averlo differenziato per ogni regione perché c'è l'aliquota della tassa regionale che cambia di pochi euro per regione a regione. Ora, se io pagassi tutti i miei dipendenti il massimo, non arriverei a spendere 30.000 euro. Per fargli le paghe spendo quasi nulla. Federalismo, il boss li avrei ammazzato, scusate, ma sembrano belinate, ma per chi lavora è così. E questo è interessante. Però questo dovrebbe, che comunque 30.000 euro per pagare di più tutti, per 200.000 euro per differenziare gli stipendi. Perché poi sono lì cose veramente marginali. Parliamo di 7-8 ore al mese. No? Sì, sì. Io devo pensare che qualche volta, ma per me sono cose che faccio un po' fatica a capirle e mi chiedo chi legifera cosa c'è nella testa, perché va bene che noi industriali siamo brutti cattivi per definizione in questo paese. Poi magari mi spiegherete di cosa mangiamo quando saremo spariti, però insomma, che io debba pagare 500.000 di euro SAP, che poi è una società tedesca che dà il sistema di controllo di gestione per fare le paghe, e invece di poter dare quei 30.000 euro ai dipendenti, faccio un esempio, ma credo che calzi, insomma, ma questa è una delle mille problematiche. Ma se non mille, 5, 7, 8. Un'altra banalità. Siccome ci ha chiesto ieri Renzi di mandargli un po' di esempi, vabbè, ho capito. Allora, non ci proviamo nemmeno. Allora ti posso dire che anche non ti lamentarsi. Ma sai, quando poi Renzi mi fa una pedinata dei 50 euro e redditi bassi, pensiamo di aver risolto questi punti. E questa è una questione, una scelta macroeconomica. Questa è una scelta per le decine. No, sono 10 miliardi, non è poco. 10 miliardi su 8,50 che spende lo Stato, scusami. Io quando la mia azienda ho trovato che per competere dovevo ridurre i costi generali del 4-5%, l'ho fatto. Questo è uno Stato che spende 850 miliardi l'anno. Questo è un altro discorso. Pronti via, al primo giro mi devo fare fuori meno 10%. 10 sono briciole. No, infatti, dire, quello lì è una scelta macroeconomica per lavorare sui consumi, no? Scelta giusta, sbagliata. Quello che guadagna 1.000 euro metti al mese, tu lavori sui consumi, ma compra da cinese. Quindi tu non stai entrando in una casa. È come quel pannello solare, 75%. Sai a quanti lavoratori si rivolgono a quei provvedimenti? Io sono sicuro che siano tanti. Sono altrettanto sicuro che 50 euro al mese non li danno. Comunque adesso questa è una discussione. Comunque sono 10 milioni, sono circa metà dei lavoratori italiani. Perché la dimensione che si perde quando poi si fa un certo mestiere, non solo tu, magari anche il nostro, è diciamo com'è la distribuzione degli stipendi in questo paese, funziona così. Cioè sotto i 25.000 euro lordi ci stanno 10 milioni di lavoratori. No, non è che deve servire. Devi vedere cosa produci in Italia e cosa ti arriva dall'estero. Secondo me è così, non risolve nessuno. Comunque, se tu oltre a questo esempio che ho capito, magari ce lo metti su. Ne faccio un altro, per no, dire, se ne scrivi una decina. Io ho solo una fabbrica all'estero, questo credo che sia abbastanza importante. Tutte le altre le ho in Italia e ne ho comprate anche di recente, e credo di essere andato parecchio conto corrente. Ma la fabbrica che abbiamo all'estero, perché in Italia non c'è una normativa chiara su antincendio, e siccome siamo nelle mani dell'ispettore che arriva perché decide lui, in 6 mesi mi hanno fatto cambiare l'impianto 3 volte, dovendo fermare la produzione 3 volte, sempre perché io dal cognato amico che fa il progetto non ci vado. È vero che mi
costerebbe solo 3.000 euro, ma è anche vero che io questo tipo di ricatti non lo tollero, non c'è la terza volta che non ho fatto tornare la produzione, dopo aver riadeguato gli impianti 3 volte sono andato a dove la normativa in Polonia, per capirci, è molto più stringente di quella italiana, io ho preso molto di più per fare gli impianti, ma chiaro, è così punto. Non ci sono spazi alle deduzioni o pseudo normativa di buonsenso, così si fa, c'è di tutto di più, c'è una roba più. Credo che se uno per caso si accende una sigaretta viene subito allagato, bombardato, eccetera, però è chiaro, ho fatto quell'investimento, non vivo con l'incubo che mi arriva qualcuno domani mattina o qualche azzeccagarbugli che mi dice di come dico, se ce ne scrivessi, mi rendo conto che il 50% che dedichi a fare cose volontarie diventa 52% questa settimana. No, no, no. Però siccome ce l'ha chiesto lui, mi sembra anche una cosa giusta. Provare a togliere meno. Insomma, questo è un po' come ragioniamo noi. Per adesso diciamo che andiamo bene. Noi abbiamo avuto nel 2012 un brusco calo del fatturato, perché il navale impiantistica che per noi tanto, come voi sapete, è crollato a caso, non abbiamo fatto un'ora di casa integrazione, per diventare parecchio fiero. L'anno scorso, per 2013, abbiamo ripreso quasi il fatturato standard, anche lì in alcuni periodi avrei guadagnato un sacco di soldi mandando qualcuno in casa integrazione, non ho fatto un'ora di casa integrazione. Le cose non si scrivono, non si dicono, ma come sono importanti. Quindi comunque sia, per quanto mi riguarda, io lavoro sul futuro, lavoro nel futuro. Questi primi mesi dell'anno come sono? In Italia è solito, quindi non c'è niente, nessuno vuole investirci un euro, basta chiacchiere, però i soldi reali non ce ne sono. I lavori che ci vengono prospettati sono per smantellamento di impianti esistenti, quindi l'ultima fermata della raffineria di Mantova, le gare che stiamo facendo sono. Io rispetto ai miei concorrenti sono fortunato perché oggi, anche grazie alla crisi, su grossi lavori o chiamano me o chiamano me, ci siamo rimasti solo. Sono l'unico che ha il personale in casa che non sulla paga. Quindi se c'è da fare una grossa fermata, una grossa attività di manutenzione, un grosso revante, o vengono da noi o non sanno come fare. Quindi questo mi perché hanno chiuso molti tuoi competitor. Perché chiuso hanno deciso di lasciare a casa il personale e adesso quando c'è la fermata se non ce l'hai tu non fai. Quindi è vero che sul breve hanno guadagnato di più, sul lungo ci hanno perso. È vero che io sui contratti di manutenzione normali perdo circa un 3-4-5%. Poi quando c'è da fare una fermata dove ci si guarda mai, non lo vediamo adesso io 40 anni, ovviamente devo vedere quello che succederà in azienda tra 20. Altri imprenditori ne hanno 70 e loro figli che permettono di andare a letto o fare altro e quindi la vita è diversa. E voi state ancora crescendo un po', come sempre. Stiamo crescendo come occupati, cresceremo abbastanza per fine anno. Ecco, lui mi raccontava, ed è bene dirlo a tutti, che fatica a trovare ingegneri, per esempio, ne prenderebbe quanto una ventina se li trovassero. Vabbè, noi adesso abbiamo fatto un accordo con Padova, perché io qui sono molto avanti con l'Università di Padova e con l'ITIS di Padova, dove noi assumeremo entro diciamo fine anno 60 tutti e li ho trovati, li abbiamo gli uffici, abbiamo la sede, abbiamo un comune, devo dire che non ho mai chiesto niente, però molto attento, ho visto che i parcheggi, la gente non sapeva più dove parcheggiare la macchina, quindi si è dato da fare per costruirci un parcheggio lì vicino, così è tutto messo. A millesimo mi ha costato 3 milioni. Questo è una realtà geograficamente molto diversa. Sicuramente, no, niente da dire, è chiaro che... Forse anche economicamente molto diversa. Sì, io credo che la Liguria in questo momento, parlo di Savona ovviamente che conosco meglio, infatti ho fatto di avere un po' troppo poca gente che lavora nell'ambiente produttivo, quindi una regione dove il male dell'Italia che è che prevale l'invidia sulla migrazione è un po' più spinto e quindi inevitabilmente rende più difficile.
Del resto è una questione storica, la potete vedere nei paesi dove l'ammirazione prevale, paesi dove prevale l'invidia, inevitabilmente no. Noi campiamo l'industria, campiamo, e oggi fare industria qui. Senti, la cosa del carbonino di Tiano Paolo l'avete presa voi come... Sì, l'ho presa perché... L'avete vinta voi con la selezione, diciamo. La gara lì l'abbiamo vinta perché comunque essendo l'azienda più grossa che c'è in Italia, peraltro non ha fatto sotto casa, non mi faceva piacere, ho preso un prezzo che se anche qualcuno ci facesse non piange. Per me è... No, perché sai che lì, se l'azienda va avanti con l'opera parte per forza, giusto? Sì. Sai. Che impatto ha sui vostri nomi? Piccolo, medio? Beh, è un lavoretto perché sono 16 milioni di euro, poi ho detto 16 milioni di euro ripartiti in due anni. Di questi 16 milioni gli altri euro, soldi, cioè, gli altri soldi li fanno altri o non è vero che devono comprare qualche macchinario? Non credo, non chiedermi se costano 24 milioni, ma comunque diciamo il mio contratto è 16 milioni di euro più qualche opzione nel caso in cui decidano potremmo arrivare a 17. Di questi 12 sono lavoro. Sì, è una cosa non enorme. Sì, quindi, sì, diciamo che sui miei numeri non mi cioè, va bene, per carità. Cioè, è chiaro che, come ho detto, se si fa, devo fare io, ma per una questione importantissima. Cioè, purtroppo i lavori sotto casa devo prendere, ma non perché mi siano particolarmente, come si dice, graditi, ma per una questione commerciale. Vabbè, purtroppo il quadro conferma una tendenza abbastanza diffusa, no? Questo termomeccanico, per esempio, per un paese che sul mercato interno ha una difficoltà gigantesca, non solo per le questioni di mercato, che uno potrebbe anche capire, la macroeconomica, ma anche per le questioni organizzative, cioè di una estrema difficoltà, giustizia, burocrazia. Insomma, facciamo un ragionamento da contadino, del resto l'azienda la manda avanti così, per adesso sta andando bene. Questo è un paese che è tra i primi al mondo per le tasse ed è attorno al centesimo posto per esempio. Qui secondo me la faccio una riflessione importante. Sono 70 anni che proviamo a migliorare i servizi e sono, dal mio punto di vista, sempre comunque solo migliorati. Vorrei avere un paese dove le tasse che pago sono allineate, quindi o veramente riusciamo ad essere i primi al mondo per le tasse, i primi al mondo per i servizi, se devo essere il centesimo per i servizi, vorrei essere il centesimo per le tasse che pago. Sì, beh, una quota della fiscalità purtroppo va anche sul debito che dipende dal passato, dalla storia di questo paese. Nel senso, questo esempio che fai tu varrebbe se noi fossimo allineati gli altri paesi in quanto a debito, essendo invece per imposte sul debito, una quota di questa fiscalità va lì, insomma, credo che siano 40 miliardi all'anno. No? Restano 40 sotto 50. Io quando sono passato da 230 milioni di fatturato a 150, sì, per capirci, perso il 40% del fatturato, non ho lasciato a casa nessuno, questo l'ho tagliato. Non abbiamo più comprato macchine nuove, abbiamo cercato di non tagliare gli investimenti perché quelli mi fanno crescere, ma forse sì, non abbiamo più comprato consiglio mossi, ci siamo sacrificati attenti sulla cancelleria e così via, abbiamo tagliato 5 miliardi di euro. Questo è un paese che tutti gli anni è tasca aumenta, ragazzi, e in cambio cosa? Anche perché comunque la gente ci crede più, se non vedo un vero cambiamento, non ci credo. Per il cerfone grillo abbiamo abbreviato qualcuno. Però vuol dire che con le parole, con le chiacchiere, con ti tolgo lì, che mi trova tasso, ormai si è rotta per due quattro mesi, quelli sono. Quindi, non so, io credo che sia il caso di rivedere le cose in maniera un po' diversa, con delle logiche diverse, cercando di fare le cose come padre di famiglia, se i soldi non ci sono, non pensa.
Domande? Sono qua, beh, no, no, sono domande. Dunque, noi abbiamo fatto questo giro anche per preparare al meglio una programmazione di fondi europei che si farà nei prossimi mesi, quindi è anche molto utile avere un proposto del sistema produttivo di questa regione. Abbiamo approvato in conferenza dei presidenti mercoledì pomeriggio, infatti che ha seguito Renzo Cucinelli, la nuova normativa sui aiuti di Stato, quella che si chiama adesso 107 per C, pare di aver capito che l'AIA viene estesa un pochino e quindi che rimane a Val Bormio, no? Certo. Ma che si estende anche un po', diciamo. E poi noi programmiamo adesso, diciamo, un settennato di fondi europei 14-20, che poi in realtà vuol dire 20-21-22, sostanzialmente. 20-21-22, che sostanzialmente sono fondi, un piccolo fondo pesca, un fondo agricolo, che non ha, credo, molto, diciamo, una relazione con le tue attività. L'unico posto in cui, come dire, si possono intrecciare un po' le attività industriali con quelle agricole, sono le cose tipo biomasse, cose del genere. E poi invece ci sono due fondi più significativi, diciamo, sull'impatto dell'attività produttiva, che sono il Fondo Sociale Europeo, che vuol dire formazione, che si può usare sia per la formazione prima sia per la formazione permanente, quando ci sono problemi di cambio di schiena, insomma. Tipicamente sono di realtà industriali che devono essere pensate. E poi c'è il FESR, che finanzia sia investimenti che realtà aziendali, che l'Unione Europea principalmente ha tenuto per le piccole e medie imprese, ma che in questi ultimi tempi stiamo un po' ripensando anche a favore di quelle più grandi, almeno in parte, perché c'è una crisi evidente della grande impresa in questo paese, in questa regione in modo particolare. I titolari di questi provvedimenti sono, per quanto riguarda il Fondo Sociale, l'assessore Rossetti, che ha anche il bilancio, per quanto riguarda poi questo fondo, sono la componente lavori di cui si occupa Vesco, per quanto riguarda la FESA invece Cucinelli, che sono interlocutori, che tu immagino conosco già anche piuttosto bene. Se la programmazione di questi fondi può essere utile a qualche progetto specifico, che poi si finanzia una cosa di programma, noi siamo a disposizione. Insomma, adesso abbiamo fatto recentemente un bando per la Val Bormio, l'hanno vinto 5 imprese, noi di queste hanno brasco, diciamo, nel senso che quando si può incentiviamo anche un po' gli investimenti. Ti ricordi le altre 4? No. Forse M Stampi, diciamo, non so come lo dice un po'. Questo è quello che possiamo fare noi, poi il paese, diciamo che più o meno il giudizio è condiviso, almeno per quanto mi riguarda, nel senso che è un paese stanchissimo, l'ho anche detto in diversi momenti, anche qui a Palazzo Ducale. Centriamo una serie di provvedimenti sul piano istituzionale e costituzionale, perché anche lì va fatto un lavoro, cioè la decisionalità. Poi, diciamo, bisogna mettere insieme, adesso noi per esempio cominciamo a vedere provvedimenti nuovi sul lavoro, che erano veramente molto molto confusi, forse hai visto come decreto, diciamo, su quello mi sembra che semplifichi un po', nel senso che non c'è interruzione, nel senso che puoi fare le ripetizioni fino a 8, puoi fare fino a 3 anni, questo mi sembra una cosa di flessibilità e anche un po' di radicamento, perché penso che voi usate gli strumenti per cercare poi di stabilizzare, no? E fidelizzare. Voi quanti ne avete di personale non dipendente in questo momento? Non a tempo determinato, voglio dire, non a tempo indeterminato. Ma oggi saranno sulle 400, sono 50. Noi tendenzialmente l'obiettivo è chiaramente quello di stabilizzare. Per dire, la fermata che facciamo adesso a settembre in Sardegna avremo 2500 persone, è chiaro che sarà un po' difficile per il mese riuscire a stabilizzarle tutte,
però sì, stiamo cercando di trovare il modo di usare questa fermata in Sardegna per acquisire uno stabilimento e radicarci lì con una parte di queste persone, cercheremo di prendere. Abbiamo come azienda un turnover che è inferiore allo 0,8% anno. È molto basso, la gente che viene a lavorare da noi ci sta. È la media bassa adesso. La media l'ho abbassata parecchio, ci sono molte più donne di quante non ce ne fossero, è chiaro che su certe mansioni diventa difficile, dai, adesso ce ne sono tante in fabbrica, ma prima non ce n'era. Il cantiere è più complicato più per la scarsa, come si dice, intelligenza dei nostri clienti che non vorranno trovare. A livello manageriale lentamente, se guardiamo negli ultimi anni le funzioni sono state più o meno 50-50. Ma non per le quote rosa, per merito, perché io le quote rosa non ci credo. Esatto, se no. Vabbè, che io vado a imporre il Parlamento 50, io mi prenderei se fosse una cosa. Mediamente a livello manageriale sono più brevi. Oggi le donne che escono dall'università sono mediamente più brevi. Per me è una scelta di maniera comune. Io non ho fatto l'università per questo. L'università, ma anche, istituti tecnici, ce ne sono alcuni. Non lo so. Ma per dire, noi abbiamo fatto l'asilo lì a Milesimo per dare possibilità. Quello che andare. Diciamo, abbiamo dato un po' di senso. Ho guardato anch'io, sì. Ricordo. È quello con le formiche. Quello di cui si ricorda le piastrelle. Complimento scuola e università Genova in Liguria. Ho provato, diciamo che. Allora, scuole e università, posso dire quello che penso? Diciamo che con ingegneria, con la Gerdini, eravamo riusciti a mettere in piedi un minimo di collaborazione, anche se un decimo di quella che serve viva, però un minimo di collaborazione c'era, sono andato poi difficile, anche perché comunque in alcuni casi ti scontri con mentalità che anni luce da quello che è il mio mondo produttivo, evidentemente i professori mi cercano di spiegare come funziona l'azienda e io ascolto, onestamente, l'università è finita 22 anni fa. Quindi qui c'è un po' poca, a mio giudizio, attenzione, un po' il problema generale, a quello che è il vero problema dell'azienda, che è quello che l'azienda chiede. Se io ho bisogno di questo, dammi questo, perché se mi vuoi dare un'altra cosa... Puoi adattare tu ai loro... No, non posso, è stretto. Quindi, per dire, noi non riusciamo più a investire qua in Liguria perché ci mancano numeri. Noi abbiamo mandato l'anno scorso in estate un bando per assumere 25 ingegneri a Millesimo, siamo riusciti ad assumere 5. Le richieste... Potete... meccanici? No. Ingegneri, quindi meccanici, civili, elettrici, okay. Chimici, non gestionali, ambientali, perché non sono ingegneri. Avevamo chiesto che sapessero l'inglese, perché dovendo lavorare, che fosse certificato. Ma non ho chiesto particolari esperienze o cose, mi andavano bene anche in aula laureati. Oltretutto sono uno di quelli che non crede che il voto di laurea sia fondamentale. Quando il colloquio mi piace me lo piglio, anche se ha preso tanto. Abbiamo trovati 5. Tenete presente, abbiamo ricevuto più di 1000 curriculum, di ingegneri ce ne sono stati, se va bene, 20, e dei 7 che rispondevano ai requisiti ne abbiamo assunti 5. Sugli operai più o meno siamo allo stesso punto, cioè io adesso per poter assumere persone che hanno certe caratteristiche devo necessariamente guardare alla posizione di altre aziende perché sul mercato non è riesco a trovare. Sta funzionando molto bene a Latina, abbiamo fatto una cosa abbastanza innovativa, nel senso che io ho chiesto ai sindacati, tra i disoccupati e i cassintegrati, di segnalarmi persone che loro ritenevano valide con le mansioni che mi servivano, il colloquio che sto facendo presso la sede del sindacato, devo dire la verità che tutti quelli che mi hanno presentato li ho presi, nessun interinale mi fa lo stesso servizio, però è un sindacato di quelli che hanno già superato. Quindi hai difficoltà anche a livello, come dire, di quadri operai o qualificati? Sì. No, è il motivo. Io
se non posso fare una fabbrica tenerla vuota, devo lavorare. Non è possibile fare una collaborazione con alcune scuole? Quelli che cercano, cercano tutti i finanziamenti, di pagare il corso, però non questo è una cosa che se vuoi... Tutti vogliono l'università... Se vuoi possiamo approfondire. Io non posso finanziare l'università, la pago già, di tasse ne pago già sufficienza, quindi io ho bisogno di un certo tipo di lavoro. Questo è un problema che noi abbiamo in comune, no? Se possiamo lavorarci, perché noi abbiamo un problema che mettiamo tanti soldi su questa roba, no? E tendenzialmente lo facciamo perché la gente poi torna al lavoro, non per i formatori, che sono persone importanti, eh? Cioè, la gente l'ha formata. Ma il tema sarebbe quello che la gente poi torna al lavoro, diciamo. Laddove riuscissimo noi, perché... La professionalità, non dell'università, che è un ulteriore... Ma guardi, metà dei miei dirigenti sono diplomati, io premio il merito, non mi interessano quelli lì. Uno, faccio l'esempio dell'armadio, uno può avere 10 vestiti in un armadio e se ne mette sempre uno. Uno ne può avere tre e ne mette tutti e tre, che è più legato. Quindi per quanto mi riguarda, gli istituti tecnici ben venga, però si fa moltissima fatica oggi. Perché poi si fa fatica a capire se questi ragazzi si fermeranno effettivamente, andranno a fare l'università, è difficile, molto difficile. E a me servono numeri, io non posso mettermi a dialogare con ogni preside che esiste nei dintorni per avere uno o due ragazzi da ciascuno, voi capite che l'università. Quindi l'accordo a Padova è molto valido invece perché abbiamo trovato un modo sia con l'ITIS di avere un bel numero importante di tecnici a disposizione. Chiaro che lì noi paghiamo i corsi che vogliamo che vengano fatti. Ho bisogno che certe cose acquisiscano. Questo punto specifico lo faresti o lo faresti fare con uno dei tuoi, un approfondimento? Con uno dei miei, ovviamente. Faresti fare con uno dei tuoi un passaggio con lui? Noi non abbiamo un ICS sull'energia Savona e si potrebbe capire come. Perché lo stiamo facendo molto bene sull'economia del mare, ma questo sì. Noi l'esperienza nostra... Ingegneria quando volete. Ingegnere? Il nostro responsabile dell'ingegneria. Perché l'esperienza no, noi abbiamo fatto un'esperienza, dedichiamoci 5 minuti a questo punto, poi andiamo di là. Allora, dico un'opinione mia, che non voglio impegni nessuno, ma insomma noi abbiamo su questa cosa della formazione c'è un, come dire, uno storico, per così dire, no? No? Sì, sì. La formazione, chi è legato ai sindacati, chi è legato al mondo cooperativo. Io quello lì è quello che chiamo lo storico, no? Poi abbiamo fatto un'esperienza nostra, che è l'Accademia del Mare, con un'esperienza non storica, diciamo, innovativa. Cioè che abbiamo fatto un'operazione con Confitalma e... alternanza studio con barco, mi pare che sia alla fine 6-6 mesi, 6-7, che è andata benissimo. Cioè, vengo all'Alta Italia, abbiamo lista d'attesa, ciao. Abbiamo lista d'attesa ed è diventato un centro di formazione di carattere nazionale in cui noi spendiamo soldi poi per istruire anche persone di altre parti d'Italia. Ma pazienza, vuol dire così, no? D'altronde anche il Politecnico di Milano, il Torino, no? Spendono soldi lì, sono statali in quel caso. Ora è evidente che noi dobbiamo costruire alcune filiere, diciamo, sulle nostre specificità, in quel caso l'economia del mare, no? Sostanzialmente tutti quelli che escono da lì vengono imbarcati, no? Riesce al 99%. Mancano la professionalità, l'ITS sulle necessità l'ITS del Levante, del Levante al Ponente, il Levante meccanico ha una quota a Spezia, ha la quota di assunzioni ad oggi della tonnellata e a Savona abbiamo l'ITS sull'energia, ma non possiamo operare su quell'ITS. Per cui la selezione dei ragazzi che poi si fermano è fatta dalla maturità all'iscrizione dell'ITS. Non abbiamo chiesto solo l'autonomia,
chiediamo con l'ITS, riusciamo a non superare, ma sì, ma c'è tutto un problema di contrattualistica. Chiediamo docenti, chiediamo laboratori e stage, e quindi poi è provato un po' a parlare con qualcuno. Ingegnere Luigi Perri. È chiaro che vale la pena se riusciamo a muovere dei numeri, sembra un paradosso in Italia. Ecco, ma fammi capire, vediamo una scuola media superiore come quella lì. Dimmi un numero anno che ti interessa, per cui vale la pena per voi lavorare. Un anno l'anno, è un corso anno di 12-18, dipende. Tanto prende 10 per lavorare su 20. No, ma poi non è che ci sono i studi. Il solito non c'è solo lui, ma ci sono altre aziende sul territorio. Abbiamo parlato dei nostri dipendenti a tempo determinato, che non abbiamo nessuno di fare. Comunque è tutto, cioè, io via officina. E per il polo tecnico professionale, che è la rete delle scuole superiori e le aziende, non vi hanno cercato. Va costruito così il processo. Ma è un processo culturale, perché chi va a scuola non parla con le aziende qui cercano. Cioè, se il problema che tu hai dei corsi di formazione a soggetti, che adesso alcuni di quali funzionano anche bene, ma che ricevono un finanziamento nostro per fare la loro attività di formazione, senza che poi ci sia, come dire, un meccanismo di selezione, di cancellazione, di nuovi ingressi, in funzione anche del successo, cioè, saltano quelli che poi non stanno più in piedi come numeri, non quelli che non producono risultati in termini di assoluti assoluti. Parliamoci chiaro, no? Se consideriamo due, qualche numero, perché poi io ai due giornali è sempre meno, poco tempo, non voglio spaccarlo, però un tecnico alla nostra azienda va a lavorare ad altre 4 persone. Sia ingegnere sia perito. Beh, per me ingegnere vuol dire tecnico, poi un bravo perito come anche va un ingegnere quando entra, poi è chiaro che uno. Quindi prendere 10 persone tecniche vuol dire fare 50 su. Quanto hai detto? 5 persone? No, 4, 1 4. 50 persone, 10 vuol dire 50. Noi oggi abbiamo per noi dover andare ad assumere ingegneria a Padova è un grosso casino. Io la sede dell'ingegneria ce l'ho qua, con tutti i miei quadri dirigenti qua, andarne a assumere così, però non trovandone, noi siamo costretti a muoverci dall'altra parte. Non solo, io gli amministrativi ce l'ho all'inglese, ho fatto da poco l'investimento sulla palazzina, quindi per noi è un bilancio importante, però ci sono di là gli spazi, giustamente. Avete discusso direttamente con l'ingegneria? Tramite l'unione industriale e tramite, diciamo, quel minimo di... Beh, lui ha uno stabilimento anche a Padova. Lui ha uno stabilimento... Noi abbiamo... La Siemens aveva chiuso la nuova Magrini Galileo e lasciato a casa tutta la gente. Noi abbiamo acquisito lo stabilimento che era della nuova Magrini Galileo Terra, vediamo di assunto un po' di gente. Adesso la fabbrica sta lavorando sul frattempo, sempre già nella settimana, ma lo si fa, adesso la settimana più. La nuova Magrini Galileo, come tante aziende di una volta, aveva degli uffici enormi o degli spazi giganteschi per poterci mettere gente a fare lavoro di diversi. Lì abbiamo cominciato a lavorare lì. Ecco, la differenza che c'è stata è che lì è stato parlato una sera a cena e il giorno dopo mi ha chiamato. Qui io ho trovato, quando il presidente non è cristiano, un sacco di volte a cercare di discutere di queste cose, non scappa tutto. Non ho tempo, perché oggi tenere in piedi l'azienda comunque vuol dire lavorare tanto. Non ho tempo per andare dietro, insomma. Mi sono sposato, andare dietro la gente, non è diventato difficile andare dietro a qualche professore, a qualche preside o qualche. Vabbè, dai, abbiamo capito che l'ingegneria è un problema suo. Vabbè, però possiamo anche parlare. L'alta formazione è molto più responsabilità nostra, perché la programmiamo noi. Una cosa che mi è piaciuta molto di questi fatti, che posso dire, è che quando abbiamo spiegato il problema dell'ingegneria, loro già sono ragazzi nel corso
scuola, ci hanno chiesto di dargli le indicazioni su come indirizzare il corso. Per me non serve che parli un inglese ottimo, serve che si parli. Se uno parla un inglese che è legato al lavoro che fa, si può tecnico. A pari, cioè, uno per comunicare ha bisogno di sapere 2000 vocali. Se di quei 2300 sono roba che mi serve, io sono d'accordo. Tanto per capirci. Costruisci questa cosa, dai, poi tra 20 giorni vediamo se parla, però anche con l'ingegneria. Poi l'ingegneria è roba loro. Noi sono 6 anni che parliamo. Di approvvigionamento. Noi parliamo da 6 anni. Siamo andati in quell'azienda che ci è arrivato qui da Enrico, sì. L'imprenditore ci ha detto che è andato a fare l'ingegneria a Pisa, che non trova ingegneri genovesi. Ma quello di Follo? Beh, quello blu è anche logico, anche vicino. Da noi, quello gravita, da vaccino spedito, oggettivamente gravita. Ma aveva, ci ha chiesto la collaborazione con l'ateneo genovese. Andiamo di là, dai! Si va! Secondo il disegno devo dire la verità,